Perfetto, vedo già che qualcuno ha iniziato a scrivere. Se avete voglia di scrivere da dove vi state collegando, così abbiamo un po' un panorama della geografia umana con cui ci stiamo connettendo stasera. E intanto che scrivete, vi anticipo anche che tutti entrate in questa conversazione con il microfono spento, ma vi chiederò poi, quando ci saranno un po' di momenti di scambio e di condivisione, di togliervi il muto, quindi di attivare il vostro microfono e di parlare. Facciamo così solo perché almeno la qualità dell'audio si mantiene un po' più pulita per tutti, però siete assolutamente benvenuti ad intervenire. Quindi vediamo Parigi, ah, che meraviglia, Pietro, ok, Stefano da Roma, Bormio, Angela, Michela da Firenze, ah, che meraviglia, questa è una bella sorpresa. Daniela della provincia di Genova, ma ora in montagna in provincia di Cuneo, Vicenza. Grazie mille, Bella dalla provincia di Milano, fantastico. Cristiana da Roma, Enza da Lerma, un paesino dell'Alto Monferrato, che meraviglia. Finalmente, José, se c'è questo webinar stasera è per merito tuo, e poi vedrai che ti citerò. Dolomiti, fantastico. Da Bergamo, io sono nella bassa bergamasca, e zone abitualmente coperte da nebbia, però per fortuna non d'estate. Quindi, ok, bene, bene, da Treviglio io sono, tra Bergamo e Milano. Ottimo, Samantha dal Molise, ma quante regioni? Fantastico, stiamo coprendo un po' l'Italia da nord a sud. Poi ho visto in linea anche Adriana, che è a Ischia, credo, o forse in Puglia. Quindi abbiamo veramente tante. Torino, Piemonte, Francesco da Ischia. Wow! Ok. Bene. Allora, sono le 18:03, direi che possiamo incominciare. E intanto veramente un grande grazie per essere qui in diretta con me questa sera. Io sono Diana, forse tanti visi e tanti nomi li riconosco, e quindi penso che ci siamo già incrociati o per email o al telefono. Alcuni di voi mi hanno chiamato, abbiamo fatto delle lunghe telefonate, anche un po' di racconto di questo progetto. Altre sono persone che hanno partecipato a tutto il primo anno del percorso di formazione in Nature Coaching, in Forest Coaching, quindi fra poco verrà anche un po' il loro momento di presentarsi a voi, perché la prima cosa infatti che mi piacerebbe dirvi è proprio darvi il benvenuto non solo a nome mio, ma anche a nome di tutte le persone che sono entrate nell'ecosistema della Nature Coaching Academy e che hanno un po' aperto la via anche a tutti gli altri che verranno dopo. Chissà, magari anche a qualcuno di voi se deciderà di partecipare alle nostre prossime iniziative. L'anno scorso abbiamo fatto partire questo progetto che covavo da svariati anni, ma che ero sempre lì lì per far partire di anno in anno e poi sempre travolta da altri tipi di lavori, non sono mai riuscita, finché l'anno scorso ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi ha aiutato, faceva parte anche lui del team docenti, Luca Galligani, che mi ha aiutato con la comunicazione di questo progetto e finalmente l'anno scorso siamo riusciti a partire. Fra i vari workshop sono girate più di 40 persone, 17 hanno fatto 18, adesso non mi ricordo bene il conto, hanno fatto il percorso completo, che si è, ahimè, interrotto per alcuni di loro che volevano proprio fare tutto il percorso come Nature Coach. Poi vi racconto un po' di più come è strutturata tutta la formazione. Si è interrotto per via di Covid, avremmo dovuto fare l'ultimo workshop tra mari e vulcani questa Pasqua alle Isole Eolie e ahimè siamo stati costretti a cancellarlo, a rimandarlo in realtà, e adesso definiremo una nuova data. Quindi diciamo che questi percorsi di formazione sono iniziati l'anno scorso, per alcuni si sono conclusi e resta ancora questo pezzettino da finire. E quindi ci aggiorneremo. Però questa sera vi racconto un po' il tema, poi di questa sera è raccontarvi un po' che cos'è questo progetto, presentarvi quello che stiamo costruendo insieme. E darvi un'idea di quello che ci aspetta per il futuro, quindi i programmi, le prossime iniziative, la nuova formulazione dei diversi percorsi di formazione, le diverse opportunità.
Diciamo che con quest'anno l'idea è di espandere le possibilità di frequentarci, diciamo così, con veramente diverse formule per diversi livelli di impegno, diverso tempo da dedicare, da investire nella formazione che può avere un taglio più personale o più professionale. E quindi adesso poi vi racconterò un po' tutto. Quindi, direi, ho preparato per voi una presentazione, in realtà l'ho preparata anche per me, che così mi aiuta a tenere un po' il filo del discorso e ci sono immagini anche che mi piacerebbe farvi vedere da questo anno di formazione, perché penso che più di mille parole sia interessante e bello vedere un po' che cosa è successo durante il percorso di formazione, quindi i luoghi bellissimi dove siamo stati e alcuni momenti molto, molto belli di esperienza insieme. Ci sarà un po' di storytelling mio in cui vi racconterò un po' che cos'è che mi ha spinto ad avviare questo progetto e subito all'inizio mi piacerebbe anche lasciare la parola alle persone che vedo in linea che hanno partecipato ai percorsi di formazione che sono iniziati l'anno scorso, in modo che possiate avere un po' un'idea di che cosa già c'è in movimento un po' in tutta Italia, perché vedo persone veramente un po' del nostro team un po' da tutta Italia. Quindi giusto un paio di slide di cornice e poi ritorniamo più dal vivo. Quindi vediamo, dovrebbe essere questo. Fatemi vedere che anche di qui mi collego, così tengo d'occhio quello che vedete e non rischio di fare confusione. Allora, arrivo subito. Ok, così sono dentro anche con l'altro profilo. Perfetto. Ottimo, quindi l'idea è stata costruire questo contenitore di esperienze dove recuperare la nostra connessione con la natura e costruire competenze professionali per imparare a condurre esperienze di connessione con la natura, con gruppi o anche in sessioni individuali di coaching, e poi vi racconterò un po' di più esattamente cos'è il coaching, perché è una parola tanto usata quanto tradita, mi viene da dire. Quindi questo è un po' il tema, sono i temi che affronteremo un po' questa sera, in questa prossima ora circa. Quindi vi daremo il benvenuto nel nostro ecosistema vivente della Nature Coaching Academy. Vi racconterò quello che mi ha mosso personalmente a mettere in pista questo progetto. Vi racconterò quello che ci muove come sistema collettivo, dove abbiamo creato veramente scambio e condivisione di valori comuni che possono essere di aiuto per noi stessi e anche per le persone con cui viviamo, lavoriamo e dove vogliamo portare un messaggio di riconciliazione con la natura e di riconnessione con la parte più naturale di noi. Il passato vi racconto un po' cosa è successo in questo anno, quindi è il momento un po' anche delle fotografie, dell'album, diciamo così, dei ricordi di quest'anno, il futuro, quindi i nuovi programmi di formazione, e poi veniamo alle vostre domande, alle domande che vi possono essere nate o con cui siete arrivati a questo webinar e a cui magari non avrò ancora risposto. Quindi questo tema dell'ecosistema vivente per me è un po' mettere l'accento sulla vita che siamo individualmente, come insieme di persone e di esseri viventi, umani e non umani, all'interno di un sistema vivente che è il nostro pianeta Terra. Quindi il tema, diciamo, di una visione sistemica della nostra relazione con il mondo e del mondo con noi è senz'altro un po' il cuore del nostro approccio, del mio modo di vedere, anche di proporre le cose. E tutto quello che proponiamo è un po' sotto il cappello di questa grande parola chiave che è interdipendenza, interconnessione, che è una parola urgente da recuperare, non solo come concetto che è simpatico pensarci non da soli isolati, ma sì, siamo tutti parte di una stessa rete. È simpatico pensarlo, è molto moderno e contemporaneo, ma sentirlo è un'altra storia. E sentirlo nel corpo, nel cuore, e portare questa visione nella pratica e nelle esperienze con le persone, non è così banale e scontato. E quindi c'è, come dire, un percorso un po' di rivitalizzazione delle nostre connessioni personali. Questo
La foto che abbiamo fatto tutti imbacuccati era a gennaio, l'ultimo workshop del percorso di Forest Coaching con tutti i partecipanti. Eravamo nel Parco del Monte di Portofino in una giornata molto umida, molto piovosa, e in quel weekend abbiamo, devo dire, scarpinato parecchio, e quindi qui potete vedere un po', insomma, di visi e di persone. Questo è un po' un pezzettino dei risultati che abbiamo costruito in quest'anno, quindi attraverso tutto il lavoro sull'imparare a condurre bagni di foresta ed esperienze di connessione profonda con la natura, le diverse persone di queste diverse regioni hanno dato vita a realtà locali dove portare gli apprendimenti che abbiamo sviluppato insieme, e alcuni di loro sono già molto attivi. Adesso poi gli lascerò la parola e vi racconteranno magari loro chi c'è di loro. Non sono in linea tutti, però hanno visti diversi. Quindi alcune persone hanno già portato nel vivo veramente delle proposte di workshop, di mezze giornate, di giornate intere di esperienza o in momenti di sessione individuale gli apprendimenti, e trovate fra l'altro su Facebook, se cercate Forest Bathing e il nome di queste regioni, le pagine Facebook appunto delle persone che hanno frequentato la scuola e che sono già attive e hanno iniziato a produrre contenuti e anche esperienze dal vivo, ovviamente tutti nel rispetto di quelle che sono al momento ancora le norme restrittive, diciamo, legate al distanziamento sociale. Quindi su questo io interrompo questa prima parte di condivisione e mi piacerebbe lasciare la parola a chi dei Forest Coach è in ascolto, per se hanno voglia di raccontare qualcosa sui vostri progetti in corso o di dare un feedback su quello che è stata la vostra esperienza nella scuola o aggiungere qualunque altro messaggio di benvenuto a tutte le persone che ancora, insomma, che sono qui per saperne di più. Quindi microfono libero, come si dice, e toglietevi pure il muto e chi ha voglia parli. E vai, Silvia. Ciao. Ciao a tutti, buonasera e benvenuti a questo webinar di presentazione di Diana. Allora, io sarò molto breve. Ho frequentato questo percorso perché ero estremamente interessata ad integrare ai miei studi di coaching, io ero già un coach, delle pratiche proprio di connessione con la natura, e che è una mia passione. Io sono biologa di background e quindi la natura è sempre stato parte della mia esistenza. E questo percorso mi ha dato tanto. Diana ha veramente reso molto ricco il percorso con tantissime pratiche, con tantissime filosofie, frutto di anni di studio, e mi ha permesso anche di aprirmi a delle conoscenze, quale ad esempio la biomimicry, che per me è stata una pratica di grande interesse e che sto tuttora approfondendo. E questo, insomma, devo anche ringraziare Diana per avermi fatto conoscere questa dimensione. E ovviamente, causa Covid, non c'è stata grande possibilità di poter organizzare dei workshop, dei weekend. Io sono la responsabile della pagina Forest Bathing Veneto, e però sto curando dei progetti appunto inerenti alla biomimicry, che altro che non è che una pratica, per chi non lo dovesse ancora sapere, che va a studiare le strategie della natura per applicarle poi o nell'ambito dell'ingegneria o nell'ambito del design, e io le uso nell'ambito dell'innovazione sociale, e in particolar modo per i team all'interno delle aziende. Ecco, quindi vi consiglio questo percorso, è anche un'esperienza di vita, oltre che professionale, e vi regalerà tanto. Grazie.
Grazie Silvia di questa condivisione, è tutta una sorpresa con me. Per me, non so neanch'io poi che cosa diranno le persone perché non abbiamo concordato niente, per cui grazie di cuore dei tuoi commenti molto positivi. Silvia accennava a questa parte della biomimicry, che è proprio questa disciplina scientifica che integra biologia e di altri ambiti del sapere, per cui dall'ambito più industriale, tecnologico, a quello più legato all'innovazione sociale, come raccontava Silvia, abbiamo partecipato insieme l'anno scorso a un seminario fantastico dove ci hanno raccontato tutto queste due biologhe americane su come lasciarci ispirare dalla foresta temperata per gestire il cambiamento, per affrontare il cambiamento, per sviluppare resilienza. E questo è uno degli esempi che vi faccio per capire di più cosa intendiamo con questa disciplina. E se c'è. Diana, io se vuoi ci sono, eh. Ciao Gianlu, figurati se non prendevi la parola tu. Potevo mancare in questa occasione. No, niente, io insieme a Lara, vabbè, gestiamo Forest Bathing Liguria e vi posso dire un paio di cose sul corso. Personalmente, anch'io come Silvia sono life coach, sia vabbè, in ambito appunto life che in ambito business. E stavo ricercando un qualcosa che mi permettesse di ampliare questo lavorare con le persone in connessione con la natura, perché la natura stimolava questo contatto diretto col proprio sé più profondo, no? E quindi permetteva di ottenere, a mio avviso, all'epoca risultati più importanti. Ho incontrato il corso di Diana, l'abbiamo fatto e quello che vi posso dire è che è un qualcosa di grandioso, ora non perché ci ascolta, ma perché lo penso, perché innanzitutto lei ha fatto una cosa, secondo me, esagerata, cioè ha messo insieme tutta una serie di discipline che viaggiano su canali normalmente anche molto lontani tra di loro, ma che in realtà hanno tantissimi punti in comune. Hanno citato la biomimicry, ma mi viene in mente anche la danza sensibile, mi viene in mente tutto il coaching somatico che viene utilizzato, tutte le pratiche di connessione con la natura, poi il forest bathing. E me ne sto dimenticando 100 altre, la pratica di lavoro organico di Maya Cornacchia, insomma, ha messo insieme veramente una cosa che, dandogli una logica che poi piano piano durante il corso si viene fuori prepotentemente. E ti dà due cose, dal punto di vista professionale, ti permette di essere una persona che è ricca di contenuti, che quando organizzi un'esperienza lo fai con una certa logica, sentendo il posto e veramente riuscendo a portare le persone all'interno di un'esperienza dove loro sono i protagonisti. Ecco, perché lei questo fa. Ti dà i contenuti, ti fa fare esperienza, ma in nessun modo, ecco, poi il risultato dipende eccessivamente da lei, nel senso dipende da tu quanto vuoi entrare dentro l'esperienza. E quindi ti dà questo e a livello personale ti fa fare un percorso che se io pensavo di averlo fatto nella mia vita, dopo che ho fatto la sua scuola mi sono reso conto che non ero così tanto avanti come pensavo di esserlo. Oggi invece dico di sì. E per quanto riguarda la parte pratica, noi già l'anno scorso, che non avevamo ancora finito la scuola, per dire, avevamo fatto i primi due workshop, abbiamo organizzato le prime esperienze con cui abbiamo accompagnato persone in natura. Quest'anno volevamo ripartire alla grande già a marzo, ma per tutti i motivi che sappiamo non è stato possibile. E oggi però stiamo strutturando una proposta. Ogni weekend noi abbiamo un'esperienza, soprattutto nel Parco dell'Aveto. Si sta facendo un po' di fatica in questo momento perché non sicuramente per colpa di quello che si struttura, di quello che offriamo, ma della situazione che c'è stata. Però quello che vi posso dire, un dato su tutti, è che nell'ultimo mese, dalla fine del Covid, la nostra pagina è cresciuta esponenzialmente perché c'è un forte interesse, ci contattano tantissime persone, abbiamo avuto due articoli di giornale, di cui il secondo uscirà venerdì, ci hanno contattato da degli expo locali per organizzare cose, mi hanno contattato da Savona, cioè la cosa è viva e le persone hanno interesse in questa cosa. Dopodiché chiudo. Grazie Gianlu, grazie di questa condivisione. Voi siete senz'altro tra i più attivi e esplosivi, e insomma spero veramente che le persone prendano sempre più confidenza in questo periodo con l'uscire. Io
in questo periodo, nonostante il Covid, io ho avuto una crescita esponenziale anch'io di contatti su tutto quello che è la formazione della scuola. Cioè, veramente ho colto un grande bisogno, anche solo di avere fiducia che potremo tornare in natura senza più tante menate, tanti vincoli, e un grande bisogno in generale di ritrovare questa dimensione di sentirci più vivi sensorialmente, più esposti a tutto quello che sono le sensazioni meravigliose che possiamo provare quando siamo in ambienti naturali. Quindi senz'altro confermo anch'io, Gianlu, che insomma le persone sono particolarmente ricettive adesso su questi temi. Si tratta solo forse di vincere un po' la paura all'idea di fare qualcosa in gruppo, nonostante appunto le distanze mantenute, le mascherine, tutto quanto. Forse c'è anche un po' poca voglia di muoversi all'aperto con le mascherine, no? Mi viene da dire, forse. Quindi magari un po' quello. Però tenete d'occhio la pagina Forest Dating Liguria, e vedo in linea anche Daniela Auroni. Gianluigi e Daniela tengono il mercoledì sera un bellissimo salotto live. Grazie. C'è visibilità perché è una bellissima occasione di dialogo, molto informale, molto ricco di riflessioni e di crescita interiore, per cui cercate Forest Dating Liguria e coaching evolutivo. Com'è che era il... Wellness evolutivo. Daniela Auroni, Wellness Evolutivo. Daniela Auroni, Wellness Evolutivo, e la sua pagina Facebook, e quindi lascio la parola a te, vedo che sei già attiva e pronta. Sì, tra l'altro in questi giorni sto preparando il Forest Dating di domenica, 21 giugno, quindi sta andando benissimo perché ho già 12 iscritti, quindi contentissima di questa esperienza, e farò tra l'altro l'esperienza della sfida con la montagna, che è un po' una metafora della sfida con se stessi. E quindi sto preparando le ultime cose, sto inserendo le ultime disposizioni. Io vengo per presentarmi a voi che non mi conoscete, vengo dal mondo del fitness. Ho lavorato per 20 anni nelle palestre, e circa 2 anni fa è nata questa spinta forte di unire il movimento fisico in un ambiente naturale, quindi di portare più attenzione a quello che succede all'interno del corpo e non solo la parte esterna. E quindi il percorso di Diana per me è stato proprio sì, lo devo assolutamente fare, perché poi dentro c'era tutta la parte del coaching somatico, tutto quello che si può prendere per migliorare l'aspetto interiore oltre che quello esteriore. E per me questa è stata una cosa molto importante. E questo progetto di Wellness Evolutivo, diciamo che il nome in 2 anni l'ho trovato adesso, dopo 2 anni di ricerca, dopo 2 anni di lavoro, e quindi è nata la pagina del bagno di bosco del Lazio. Io abito vicino Roma, e quindi niente, sono molto contenta. E se vi dovessi dare un suggerimento, ora non so che cosa fate, di che cosa occupate, però al di là della vostra professione, questo è un percorso di crescita personale, individuale, che a me in modo particolare ha fatto strabene. Quindi assolutamente sì. Grazie Diana. Grazie a te delle tue parole. Poi mi fa piacere ascoltare, cioè permettervi di ascoltare un po' una restituzione da parte delle persone che hanno fatto l'esperienza, perché già emergono alcuni temi che per me sono fondamentali, e ve li appaleso perché così diventano chiari anche per voi. L'idea è che il percorso possa essere, mi viene questa metafora di una tavola imbandita, cioè la mia idea è che io vi imbandisco una tavola dove ci sono una serie di cose che sono le cose che io ho raccolto nella mia borsa della spesa nell'arco degli anni, che ho fatto mie, che ho cucinato, come dire, no? Attraverso la mia esperienza, i miei studi, le riflessioni e così via. Poi magari vi racconto qualcosa in più di me. Trovate ovunque qualunque cosa nel mio sito internet dianatedoldi.com, quindi non vi vorrei tanto tediare un po' sul mio percorso. E poi ognuno di voi prende quello che gli risuona di più in questo momento, più sul piano professionale, più sul piano personale. Poi le persone si fanno veramente un po' il proprio percorso, e quello che a me interessa in particolare è che le proposte che io vi faccio, voi possiate integrarle nel modo migliore per valorizzare
tutto quello che già siete, che già sapete, che già avete, e parte del mio lavoro è anche proprio aiutarvi a dare un senso agli apprendimenti che conquistate con me e con gli altri trainer, perché poi non sono da sola, adesso cioè, stasera ci sono solo io, ma per questioni di comodità e come dire anche un po' di velocità, siccome abbiamo tante cose da vedere, non sarebbe un po' complicato avere anche tutti gli altri trainer a mettere il loro contributo in un unico webinar. Però che parte del percorso è proprio che io vi aiuti, e per questo ci sono delle sessioni individuali, anche a personalizzare gli apprendimenti del nostro percorso su quello che è il vostro lavoro che avete già o il lavoro che vorreste fare. Quindi un esempio è proprio quello che ha detto un po' adesso Daniela, 20 anni di esperienza in un certo settore, voglio espandere quello che faccio integrando anche il lavoro con la natura, prendo questi strumenti e poi mi forgio il mio percorso integrato, e questo è l'ideale. Quindi non si tratta che voi impariate a fare le cose come le faccio io o le facciamo noi, ma che a partire dagli spunti voi possiate nutrire il vostro valore, la vostra ricchezza ed essere ancora più felici, diciamo, di come state manifestando il vostro pieno potenziale. Ok, poi c'è ancora qualcun altro, perché vedo in linea anche Tiziana, Maria Teresa, Adriana. Ditemi voi se avete voglia di dire qualcosa. Guarda, magari prendo due parole, perché mi sento di dare il mio apporto, in quanto io sono nata e cresciuta in città, per cui per me l'incontro con la natura, che tra l'altro ho conosciuto Diana in un altro ambito proprio lavorativo, perché ho fatto un percorso di Dam Circle con lei, quindi non c'entra niente, ma in quella occasione ci ha voluto far sperimentare questa sua attitudine alla natura, e per me è stato veramente amore. L'incontro con l'albero mi ha letteralmente cambiato la vita, nel senso che io dalla città mi sono trasferita ad Arona, che appunto è a metà, tra l'altro sono nel Forest Bath in sia Lombardia che Piemonte, proprio perché sono al confine, e quindi mi ha veramente cambiato la vita personale e mi ha fatto scoprire un mondo che era quasi un po' lontano, perché la natura in città, io abitavo a Milano, insomma, sì, c'era per carità, ma era vissuta sotto proprio un altro tipo di... La relazione che ho sperimentato era veramente una cosa che non pensavo proprio che esistesse, quindi mi fa piacere portare questa visione, perché... Ecco, io non c'entravo niente in questo ambito, non ero coach e vorrei diventarlo, insomma, ce la sto mettendo tutta. Partirà breve, spero di avere iscritti sufficienti, ma adesso mi sono buttata nell'outdoor education, quindi con un centro estivo, e l'ambito in cui lavoro sono i bambini. E quindi è giusto cominciare da loro, ma mi piacerebbe tanto portarlo anche alle famiglie e far sperimentare anche agli adulti quello che ho provato io. E quindi assolutamente sì, è stato un percorso veramente importante. Grazie, Diana. Grazie Maria Teresa. Quello che mi viene da sottolineare rispetto alle tue parole è proprio la possibilità, l'invito, anzi, che faccio proprio a personalizzare le proposte anche su un tipi diversi di utenza. Quindi Maria Teresa adesso ci ha parlato di quello che lei sta per iniziare a fare con i ragazzi, i bambini, le famiglie. È un potenziale, ci sono gli adulti, ci sono gli adulti dentro le aziende, ce ne ha parlato prima Silvia. Quindi l'idea è proprio di trovare un po' anche attraverso il percorso un po' la vostra nicchia, se non ce l'avete già. E questo fa anche parte del percorso, in particolare alla fine c'è tutta una parte che è quella per me anche molto importante, legata a, ok, adesso abbiamo fatto la formazione, come vado a presentarmi al mondo? Come comunico con efficacia quello che faccio? Come mi costruisco un brand che possa avere significato per me, che possa sintetizzare un po' la mia missione, di quello che voglio fare, delle integrazioni che voglio portare, per quello che mi sta a cuore. E quindi per me è molto importante, è un lavoro che io stessa ho fatto su di me negli anni, imparare a comunicare bene quello che fate, perché molto spesso io incontro professionisti straordinari che fanno delle cose pazzesche, che non si comunicano per niente o che si comunicano malissimo e ottengono pochissimi risultati. Quindi per me, come dire, non basta sapere, non basta saper fare, è anche importante sapersi comunicare bene per poi, cioè, voglio dire, se avete un interesse professionale e non solo personale,
veramente dare valore a quello che siete e che potete portare. E non tanto in un'ottica narcisistica del tipo, beh sì, voglio mettermi lì bene, fare un bel servizio fotografico, fare un bel effetto, non è tanto per quello che è il discorso di mettersi, di darsi valore, quanto è il discorso che per me, come dire, anche tutto quello che mi piace fare attraverso i percorsi di formazione in Nature Coaching, il mio obiettivo è che voi le usiate queste cose, perché possiate fare questo tipo di, proporre questo tipo di esperienze ad altri. Quindi la fatica o comunque l'impegno che ci mette, fatica a volte perché comunque il tempo che va per stare dietro ai partecipanti è veramente tanto, e credo che chiunque sia in linea possa dire che io rispondo sempre, magari con i miei tempi, però rispondo sempre ai WhatsApp, alle domande, alle mail, a qualunque tipo di richiesta di aiuto, perché il mio obiettivo non è fare corsi, ragion per cui ne faccio uno all'anno sostanzialmente, ma è formare delle persone che possano diffondere semi positivi di riconnessione con la natura, perché ne abbiamo bisogno per stare bene noi e perché ripristinando questo cerchio possiamo farci venire più voglia di sostenere la rigenerazione della vita della Terra e quindi di aiutare un po' anche il nostro pianeta a come dire, prenderci cura della nostra casa comune. Quindi questo è un po' quello che mi anima ed è insomma l'intento che spero arrivi attraverso le mie parole e le varie iniziative. Quindi grazie Maria Teresa anche per il tuo contributo. Allora, sono già le 6:30, se qualcun altro ha qualcosa da dire in modo abbastanza super sintetico, vai Adriana, ok? Ciao, ciao a tutti, io sono Adriana Biasco. Sono una biologa anch'io, come Silvia, e vivo un po' tra Ischia e il Salento e sono una guida ambientale. Quindi la natura, la guida in natura già, diciamo, erano nella mia quotidianità. Solo che il corso di Ana che ho frequentato mi ha lasciato due cose molto importanti, mi ha offerto due cose molto importanti. Una, Diana lo sa perché gliel'ho ripetuto più volte, è proprio un approccio più sensoriale verso la natura, non solo quindi mentale e di conoscenza della natura, ma proprio un approccio che mi ha permesso di vivere e di guidare i bagni di bosco in maniera più appunto, possiamo dire, meno mentale, ecco, con un approccio meno mentale ma più corporeo. E questo io, diciamo, stavo iniziando a muovere i primi passi proprio al momento della chiusura, quindi spero di riprendere presto. E la cosa bella anche che questo corso ci ha lasciato è proprio una collaborazione tra i partecipanti, quindi si sono create delle sinergie tra di noi con dei progetti che poi piano piano si stanno un po' sviluppando e srotolando. E questo è molto, è un valore aggiunto sicuramente molto, molto importante secondo me. Grazie Adriana, metti l'accento su qualcosa che in effetti ho messo subito all'inizio, cioè non è il mio corso, è il nostro corso. E ogni corso è il nostro corso, è il cerchio del corso che si forma, no? del gruppo che si forma e quello fa la differenza, è l'intelligenza collettiva che si sprigiona quando più persone si mettono insieme, è quello che non esiste nel mio progetto, che non esiste nelle vostre aspettative, ma che si forma per emergenza, proprio emergendo dal tessuto delle relazioni che andiamo a costruire. Anche il modo in cui la natura crea soluzioni e opportunità è mettendo in relazione, creando relazioni fra i soggetti di uno stesso ecosistema, e questo è in effetti il modo con cui mi ha fatto piacere iniziare questa condivisione, restituendovi un po' l'idea di che non è una one woman band, come si potrebbe dire, ma che quello che mi sta a cuore è proprio creare un tessuto di relazioni da cui trarre risorse e attraverso cui co-creare insieme. Sono sincera, questo corso quando è partito l'anno scorso io avevo chiaro in mente quello che volevo trasferire in termini di modo di stare con la natura e ci ha dato un bellissimo spiraglio sia Adriana con le sue parole che Maria Teresa, quindi un modo che ha a che fare più con i sensi e con il corpo e meno col cervello e con il ragionamento, e per me si tratta veramente di recuperare la nostra intelligenza somatica, la nostra naturale capacità, intelligenza primitiva io la chiamo, è anche il titolo di uno dei miei progetti,
recuperare la nostra capacità naturale di stare bene con noi stessi, con gli altri, con le cose del mondo e con la natura. E per me questa è una capacità che il nostro corpo ha naturalmente, e a volte ce ne distacchiamo e perdiamo veramente la bussola, per quanto mi riguarda. Quindi avevo idea del risultato interiore finale che volevo raggiungere e di tutti i contenuti che avevo da dare. Devo dire che penso di averne dati il 50-60%, ne ho ancora un 40% che, nonostante li abbia invasi di contenuti di ogni tipo, non vi ho dato proprio tutto, non ce l'ho fatta perché sarebbe stato ancora troppo. Però senz'altro. Poi quello che è stato lo sviluppo del percorso attraverso questi 4 workshop, uno per ogni stagione di 3 giorni, è nato dalla relazione mia e degli altri trainer con il gruppo, e nostra con il gruppo, con i luoghi che abbiamo attraversato. Questo è stato la ciliegina sulla torta che ha portato a volte la formazione in territori che non avrei sospettato o previsto o progettato. Ed è proprio l'idea di imparare a collegarci con il genius loci, quindi con l'intelligenza dei luoghi in cui siamo, creando questo ponte di connessione diretta fra noi e i luoghi dove stiamo, perché ci arrivino delle informazioni e perché il nostro stare possa essere modificato da quello che ci arriva, e quindi usare, tra virgolette, l'intelligenza del luogo per co-costruire, per co-creare con i luoghi dove portiamo le esperienze e in generale dove stiamo, una qualità di presenza che sia piena. Ok, quindi direi che se non c'è nessun altro che ha qualcosa da dire, possiamo andare avanti? Sì? Ok? Tiziana, Sara, avete qualcosa che vi scappa? Imprescindibile che aggiunge, vai? Ok, vedo Sara. Sono educatrice, conosco Diana da milioni di anni ormai. E ho iniziato ad approcciarmi al coach in natura facendo il coaching con Diana e ho aspettato per tanti anni questo corso e finalmente ce l'ho fatta. Condivido chiaramente tutto quello che hanno detto gli altri. La cosa che vorrei aggiungere molto brevemente è che grazie a questo corso ho sentito di non essere più sola, nel sentire questo legame profondo con la natura, nel sentire questo bisogno di cambiare proprio anche prospettiva dalla classica visione dell'utilizzo della natura per favorire un benessere personale. Non è solo questo, è una cosa che va al di là. E in questo percorso appunto mi sono sentita parte di una comunità, di una famiglia molto grande che condivide questo valore per me importante, quindi è secondo me fondamentale riuscire a non sentirsi soli, perché questo ti dà molta forza e il pensiero di poter allargare ancora di più questa famiglia e questa comunità e il pensiero di poterlo fare, cioè di poter favorire questo ampliamento, di far parte del processo di ampliamento, mi rende molto, molto entusiasta e molto, molto felice. Questo volevo dire. Ero muta. Volevo dirti grazie, grazie davvero. Metti l'accento sulla parte dell'insieme, che è fondamentale. Nel 2013 ho fatto un seminario, un corso di una settimana sull'intelligenza delle piante in Inghilterra con Harold Buchner, che è uno dei cofondatori del Gaia Institute, insieme a Lovelock ancora negli anni 70. Era molto anziano e era l'ultimo workshop che avrebbe tenuto. Quando ho partecipato eravamo 60 persone da tutto il mondo allo Schumacher College. E lui è americano e lui ci ha detto che anni prima aveva tenuto come partecipante un corso analogo a quello che lui stava tenendo ora per noi,
sulle, sempre sull'intelligenza delle piante, quindi questa visione insomma, che oggi stiamo iniziando a dare un po' per scontato, ma che una volta, infatti, come dire, l'insulto "ma sei proprio una pianta" viene fuori dal fatto che noi pensiamo che le piante non siano niente, no? Di fondo. E lui ci ha detto appunto che a questo primo corso che ha fatto si sentiva, la prima cosa che ha provato è che si è sentito rincuorato, perché aveva sempre pensato di essere un pazzo ad amare le piante, a parlare con le piante, e finalmente si accorgeva che non era da solo. E noi che eravamo davanti a lui ad ascoltarlo abbiamo detto "wow, anch'io ho sempre pensato la stessa cosa", ed è una cosa, devo dire, che accomuna tantissimi amanti delle piante, che pensiamo di essere un po' svitati perché ci piacciono le piante e perché ci piace magari sdraiarci sotto una pianta e sentirci connessi con le sue radici, o ci sembra a volte di parlare con le piante che abbiamo in casa. O ecco, ci ho detto "io non vi insegnerò a parlare con le piante", però era un aneddoto simpatico che mi ha evocato un po' il racconto di Sara. Tiziana, hai voglia di dire qualche cosa? Tiziana fa delle cose stupende in natura, è super super attiva, e quindi se hai voglia di raccontare qualcosa anche di te, poi andiamo avanti sintetizzando un po' sul resto. Sì, io vivo in campagna e ho tanti animali, e mia figlia condivide con me, diciamo, questa passione per la natura. E prima di conoscere Diana, una ginnastica orientale che prende origine dal Qigong e anche dal Giappone. E in quelle pratiche, no, in quelle ore passate in natura, attraverso il corpo e attraverso la respirazione, sentivo che qualcosa cambiava in maniera positiva. E quindi è come se la natura mi avesse dato un supporto proprio attivo. Mi sentivo meglio. Poi ho seguito Diana, le sue mail che mi mandava, il suo corso di Primitive in 7 giorni, e quindi ho deciso di ampliare la conoscenza che avevo della natura, che era prettamente più sulle sensazioni, ma dal punto di vista teorico poco. E ho dato un significato anche a quelle sensazioni. Sì, e la cosa interessante è proprio che avete sentito diverse cose, no? Cioè Adriana, che si sentiva molto pronta e molto preparata su tutto quello che è il suo talento, la conoscenza della natura, e Tiziana, viceversa, che era più preparata magari sull'aspetto somatico, sulla parte fisica di attivazione, che ha trovato in realtà più nutrimento per questa parte più di cornice, più di teoria. Quindi, come dire, la nostra proposta in effetti va a integrare entrambi questi aspetti, sia la conoscenza degli ecosistemi naturali, e in particolare su questo vengo aiutata da Simone Ciocca, che è un biologo, e quest'anno integreremo all'interno dei nostri workshop anche una zoologa esperta di lupi, quindi l'idea è di fare un workshop di 3 giorni nel Parco delle Foreste Casentinesi con Mia Canestrini, che ha scritto il libro La ragazza dei lupi ed è una scienziata che ha lavorato per tanti anni proprio sullo studio di questi magnifici animali che hanno tantissimo da insegnare all'uomo, che sono allo stesso tempo misteriosi ma molto potenti, e quindi questo sarà uno dei prossimi workshop, che sarà nell'autunno inoltrato. E quindi la parte, diciamo, di conoscenza della natura da un punto di vista scientifico, anche informativo, viene coperta da questi miei co-trainer, diciamo così, che è molto, molto profonda, molto interessante e assolutamente non complicata e molto coinvolgente per come la pongono. È sempre tutto molto esperienziale. Io mi occupo della parte più informativa e scientifica inerente a tutto quello che è l'ecopsicologia e la conoscenza dell'impatto che le esperienze di connessione con la natura hanno sulla nostra salute fisica e psicologica, e questa è una parte importante anche della costruzione della vostra confidenza nel comunicare poi questo tipo di esperienze, quando proponete mezze giornate, workshop o comunque incontri che vanno a lavorare sulla connessione con la natura. Oggi
questo è un tema a cui senz'altro le persone sono molto sensibili, ritrovare il proprio equilibrio personale, dissipare lo stress, sciogliere le tensioni nel pensiero, sono sensazioni vissute che credo anche molti di noi provano, se non su base quotidiana quasi. E quindi abbiamo bisogno di bilanciare il logorio della vita moderna, come diceva qualcuno, con pratiche che ci fanno ritrovare il nostro centro e che ci riallineano con il mondo naturale. Quello che diceva Sara era veramente un po' il cuore di quello che mi piace portare avanti, cioè creare questa circolarità di relazione con la natura, quindi non solo conoscerla, prendere benessere dalla mia connessione profonda con la natura, ma attraverso di questo riattivare la mia biofilia, la mia capacità di amare e sentire dal cuore e nel corpo e attraverso i sensi l'infinita preziosità, bellezza, perfezione, meraviglia del mondo naturale. Perché quando sono toccata qui, nel mio cuore, dal mondo naturale, che posso avere tutta la motivazione e la voglia possibile per far sì che il mio amato bene stia bene, per prendermene cura. E quello che mi piace sempre dire è, dopo tutto, quando è che vogliamo veramente fare il massimo per un'altra persona o per un altro essere vivente? Quando amiamo. E quindi per me il vero comportamento ecologico oggi non possiamo più continuare a credere che basti sapere. Sapere la crisi ecologica, la deforestazione, ieri era la giornata della desertificazione, della siccità, sapere, oggi sapere sul mondo naturale equivale a soffrire, perché siamo parte della natura, e quando sentiamo dell'ennesima crisi, dell'ennesimo sversamento di petrolio nei fumi, dell'ennesima specie che si è estinta, una parte di noi, anche se siamo asfaltati emotivamente, soffre. Questo ci fa a volte perdere la voglia di saperne di più sul mondo naturale. Sapere è importante, non possiamo ignorare la crisi ambientale e ecologica che si collega poi alla nostra crisi personale, spirituale, come specie umana. Non possiamo ignorarla, ma partire da lì per farci venire voglia di fare qualcosa non per tutti funziona, ok? Quindi c'è chi funziona spinto dalla paura o dall'angoscia o dal senso di colpa, c'è chi funziona, e siamo la maggior parte, per ispirazione. E quindi ritrovare la nostra connessione profonda con la natura per me ha il significato di farlo anzitutto per noi, per toccare quel punto di quello spazio di relazione profonda col mondo naturale, che poi ci fa dire, ok, qui c'è qualcosa che mi fa sentire più io, più vivo, qui c'è qualcosa che mi connette di più al mondo intorno a me, da qui attingo più voglia di contagiare gli altri di questa connessione, e quindi insieme di fare qualcosa per il mondo naturale. Quindi per me l'idea è comportamento ecologico che parte dal sentire e si nutre con il sapere, e non viceversa. Questo comunque lo trovate, se vi interessa un po' il filone, se lavorate magari anche tanto con le scuole o i ragazzi, può essere interessante approfondire questo tipo di pensiero, che io stesso ho studiato con altri maestri di ecopsicologia. Trovate online, se cercate 5 azioni per cambiare il mondo, Rinascita Digitale, è l'ultima edizione di questo webinar che ho tenuto proprio su questo tema, che parla di biofilia, che parla di riconnessione con la natura, dell'importanza di fare questo per creare un mondo migliore per tutti gli esseri viventi. Quindi è passato un po' di tempo e io vi vorrei chiedere di stare con me almeno fino alle 7:15, se vi è possibile, per vedere un po' alcuni contenuti che vadano un po' nella narrazione di quello che è il nostro pensiero venturo, quindi sui nostri prossimi programmi. Dovrò tagliare un po' di contenuti, perché non mi aspettavo, come dire, così tanta condivisione dai nostri forest coach e nature coach, quindi di cui sono estremamente grata. Quindi giusto una piccola narrazione su quello che mi ha mosso nell'aprire questi percorsi formativi. Oggi ho 45 anni, ho iniziato circa 20 anni a rivoluzionare un po' la mia vita, quindi 25 anni fa, all'insegna della connessione con la natura. Sono arrivata a 20 anni che non è che mi sentivo proprio, come dire, a centro. Un po' di disturbi del comportamento alimentare, insomma ero un po' disfatta, diciamo così, un'adolescenza un po' turbolenta.
il modo con cui ho ricostruito la mia integrità e con cui poi ho trovato la mia strada, mi viene da usare questa frase un po' retorica, però è esattamente quello che mi è capitato, sentire di a un certo punto camminare su una strada che era mia. Quindi questi 5 anni, tra i 20 e i 25 anni, è stato l'inizio del mio percorso di riconnessione attraverso il mio corpo, anche con il mondo naturale, facendo esperienze con un'altra delle mie grandi sorgenti di ispirazione, tuttora mia mentora, io la definisco un po' la mia terza mamma, che è Maya Cornacchia, e mi affianca nel training alla Nature Coaching Academy. È una persona di grandissima profondità, ha fondato la Scuola di Pratiche Filosofiche, l'Istituto Superiore di Pratiche Filosofiche, ha collaborato con l'Università di Milano Bicocca, ha ideato la pratica di lavoro organico, che è appunto questa modalità molto profonda di lavoro con la natura attraverso l'ascolto e il recupero della nostra intelligenza organica, del nostro sapere organico, e parte integrante del primo weekend di formazione e dell'ultimo sono proprio gli insegnamenti sulla pratica di lavoro organico, quindi un lavoro sul rallentamento. Questa è poi l'esperienza, sono alcune fotografie di alcune delle pratiche che poi ho sviluppato nel tempo di connessione con gli alberi attraverso il movimento consapevole. Qui è inverno, vi faccio vedere queste foto perché poi si dice no vabbè, però d'inverno è difficile uscire con la natura, mezz'oretta ci riesco a stare anche se c'è la neve, è bella calda anche. E quindi l'idea che poi mi ha guidato è stata quella di ritrovare un po' una lentezza e un ascolto profondo nella mia relazione con gli alberi, e questo per me è stata la mia pratica settimanale, 3-4 volte a settimana, almeno mezz'ora di connessione con gli alberi attraverso l'ascolto consapevole del movimento e del corpo, con il corpo dell'albero. E per me è una pratica esistenziale, quindi questa è un'altra delle pratiche che portiamo, la connessione con gli alberi, la pratica arborea, quindi esperienze di connessione e di ascolto profondo con la dimensione degli alberi. E questo è il tema del Forest Ambassador e di Forest Coaching. Poi vi racconto qualcosa in più. Quindi diciamo che questi percorsi vengono fuori dall'aver ascoltato la natura in tutte le stagioni, in momenti diversi del giorno e della notte, osservando come i cambiamenti intorno a me incidevano sui cambiamenti dentro di me e trovando attraverso questa pratica assidua canali con cui permettere anche agli altri di entrare nel proprio essere arboreo, quindi nel proprio radicamento, nella propria espansione e nel proprio metaforico andare verso il cielo, verso la luce, che per me è un po' trovare il corpo per espandere e radicare il nostro potenziale e dare frutto, quindi per stare con una metafora un po' arborea. Quindi pratica arborea, imparare a connettersi con gli alberi attraverso il silenzio, la lentezza, l'ascolto, tutte cose molto semplici che però non sono così facili. Perché richiedono di sgombrare il pensiero, richiedono di stare lì, di non pensare alla lavatrice a casa o alla cena da preparare la sera. Quindi parte grande dell'allenamento che proponiamo è proprio, c'è qualcuno che sente che ha l'audio aperto, fatemi vedere un attimo, mi muto perché devo uscire un attimo dalla condivisione. Ah, allora Stefano Ciolli, vedo che, ah ok, Enzo, vedo che, ok Stefano, mi sa che ha messo un commento, cioè ha alzato la mano ma involontariamente, ok. Quindi trovare una qualità diversa di ascolto in relazione con la natura è un po' anche quello che diceva Adriana quando parlava di connettersi in un modo non intellettuale con la natura, non attraverso il sapere ma attraverso il sentire. Torno alla condivisione. Quindi qui andiamo veramente super veloci perché abbiamo già detto tutto grazie alle parole degli altri. Quindi ravvivare e comprendere come attivare negli altri il sentimento di appartenenza e di affiliazione a tutto quello che è vita,
riattivare la nostra capacità di sentire dal cuore il mondo naturale, sperimentare insieme veramente un campionario di pratiche che ci aiutano a reincantare il nostro modo di stare al mondo, a rimembrare, che è ricordare che siamo terra, che siamo natura, e rimembrare per me ha anche a che fare con il ridarci le membra, ritrovare il nostro corpo, la nostra vitalità, la vivacità dei nostri sensi, così tanto assopita nel nostro vivere urbano, nel nostro vivere connesso, ma più al digitale che non al mondo naturale. Per tanti di noi è così, magari per tanti no, e sarò felice di scoprirlo e di saperlo. Quindi dare corpo alla nostra presenza, ricordarci chi siamo, e ci ricordiamo che umano viene da humus, alla fine, dal latino humus, che è la terra. Quindi l'idea è di ritrovare la nostra più piena umanità, cioè la nostra più piena appartenenza alla terra. E tutte le foto che vedete di persone in questa presentazione sono scattate durante i miei workshop dalla fotografa Teresa Cicero, che ha curato con me questa mostra che si chiama Arborea. Entriamo nel respiro degli alberi, era il sottotitolo. Tanti hanno scelto di fare questo percorso solo come crescita personale, quindi senza un reale interesse per imparare a guidare esperienze per gli altri. Queste sono le persone che hanno frequentato solo i primi workshop, il primo a marzo e il secondo a maggio. È possibile anche per quest'anno frequentare solo il primo workshop, è aperto a tutti, anche se non volete continuare. È possibile che frequentiate, se sceglierete di iscrivervi, tutto il percorso, ma che poi lo facciate più per voi che non per altri, quindi questa è una scelta totalmente personale. Chi fa tutto il percorso però deve sapere che il taglio è per insegnarvi a condurre le esperienze che io vi propongo ad altri, quindi per rendervi conduttori di esperienze di gruppo, o per chi sceglie la strada del coaching, sessioni di coaching individuali. E questa è appunto la parte di crescita professionale, quindi imparare a condurre esperienze di gruppo, di bagno di bosco, di foresta, diciamo di bosco in Italia, visto che di foreste ce ne sono, esperienze di bagno di bosco, esperienze di connessione con la natura, coaching per chi sceglie quella strada. La missione finale è promuovere la nostra crescita collettiva, dar vita a un cerchio che possa essere sempre più grande, in cui prenderci cura del benessere delle persone insieme con il benessere della terra. Questa è un'altra cosa che è stata accentuata dai commenti che avete ascoltato, questa cosa di diventare parte, di ritrovare la nostra coappartenenza con i sistemi viventi che ci circondano, e per me c'è questa parte di guarigione culturale, di riparazione culturale, che è un processo urgente, non rimandabile, e che ha a che fare con la possibilità di portare avanti veramente la sua terra come l'abbiamo conosciuta e come l'abbiamo ricevuta dalla natura. Vi chiedo di verificare se siete in muto, perché io sento casino sotto. Quindi verificate se siete in muto, se non lo siete, mutatevi, se no faccio io e esco ancora entro. Queste sono riflessioni più, diciamo, di cornice, grazie, sento che avete disattivato l'audio. Andrea Olsen, la cito sin dal primo workshop, è una grande ecologista, danzatrice americana, insegnava in università una cattedra di anatomia ed ecologia, che io trovo brillante, proprio il nostro corpo e il corpo della terra in connessione. Sarebbe fantastico averlo anche in Italia, una cosa del genere, la vedo ancora abbastanza in salita come strada per il nostro mondo accademico. E lei dice: come percepiamo il nostro corpo, così percepiamo la terra. Lo stesso atteggiamento che abbiamo nei confronti del nostro corpo smonta qui, gonfia là, cambia qui, no? La stessa cosa meccanicistica, dualistica, no? Che facciamo con noi, la facciamo con il corpo della terra, no? Prendi qua, smonta là, la stessa cosa. Quindi per questo che per me il corpo ha una centralità, quindi diciamo che se vi posso dire senz'altro una cosa che è un tratto dei nostri percorsi formativi, è una forte centratura sul corpo e sulla sensorialità. Quindi se siete persone che hanno voglia di scoprire di più su questa dimensione di esperienza, che per me è l'unica esperienza possibile, perché come esseri umani senza corpo non esistiamo,
questo è senz'altro un percorso che vi darà un sacco. Quindi tutto il tema del risvegliare il nostro sapere organico, la nostra intelligenza naturale, la nostra riconnessione con l'intelligenza ecosistemica. Qui c'è una lunghissima definizione che vi manderò e che trovate in uno dei webinar di cui vi manderò, poi vedrete come la definizione. Questa è proprio la cornice filosofica della mia scuola. Quindi è il vedere il corpo come parte della Terra, il vedere il corpo come un tutto uno e il vedere il luogo come quel punto particolare in cui noi incontriamo la Terra. E tutto il nostro percorso in effetti si sviluppa lungo questo asse di incontro con la Terra attraverso il nostro corpo e di dove questo ci può portare in termini di espansione della nostra identità personale, del nostro potenziale, di liberazione veramente del nostro potenziale. Quindi questo è un po' il tema della riparazione culturale, quindi sempre Andrea Olsen, alla base della crisi ambientale vi è una crisi di atteggiamento. Lei dice, ma non è l'unica, ricercatori del MIT, ricercatori scienziati di ogni tipo mettono l'accento proprio su quanto la nostra crisi globale sia una crisi di percezione, quindi del nostro modo di vederci come isolati, staccati dalla nostra casa, dal nostro ambiente naturale. Quindi questa cosa che ormai stiamo sentendo declinata in un sacco di modi, no? Terra sana uguale persone sane, l'ho visto oggi sul sito dell'ONU. Questo è il modo con cui Craig Chalquist, che è uno dei miei docenti di ecopsicologia, lo definisce, quindi non ci possono essere persone sane su un pianeta malato. Io ho sempre parlato da quasi 10 anni di non ci può essere benessere per le persone senza il benessere del pianeta. Frase molto lunga che già vi dice quanto sono logorroica. Ok, e questa è un'altra cosa che vi hanno espresso le persone prima dell'anno che hanno frequentato l'anno scorso, risvegliare questo senso di community, di compartecipazione con il sistema della vita intorno a noi, di coappartenenza con la biosfera. Quindi qualcosa su quello che abbiamo fatto, quindi ci siamo senz'altro collocati all'interno delle esperienze che promuovono la connessione profonda con la natura, più che semplicemente dare informazioni o educare al mondo naturale o semplicemente fare esperienze in natura. Lavoriamo su quel canale. Ah, no, alt, il futuro, no, calma. Perché già c'è il futuro, scusate. C'è qualche cosa che... Ah, ok, ho semplicemente messo la slide... Non ho spostato la slide. Colgo l'occasione per andare un po' più avanti. Ok, adesso lo ricondivido. Un attimo solo. Quindi quello che abbiamo fatto l'anno scorso sono stati questi assi di formazione. Ve li ho già detti, ma ve li richiarifico. Bagno di foresta, questa è Sara che avete ascoltato prima durante una delle esperienze. Qui vicino, fra l'altro, dietro casa mia. Quindi bagno di bosco, se non sapete che cos'è questa pratica basta che cercate ovunque forest bathing, anche sul mio sito, su intelligenzaprimitiva.it, su dianatedoldi.com trovate un po' di cose. Vi mando senz'altro un documento di approfondimento su questo tema, dove c'è un po' il mio modo di intendere questa esperienza, il bagno di foresta, immergersi nell'atmosfera del bosco, riattivare la nostra sensibilità in risposta all'atmosfera del bosco. Esperienze di connessione profonda con la natura, non solo con gli alberi e i boschi, ma anche con altri ecosistemi. Adesso vediamo subito di che cosa poi sto parlando. E poi la parte del coaching, che è appunto un di più che potete aggiungere alla formazione anche in modo staccato. L'anno scorso era così per tutti, quindi chi si iscriveva e sceglieva di andare fino alla fine accettava anche tutta la formazione in coaching. Ho visto che può essere più utile per le persone avere la possibilità di scegliere, quindi se vi interessa e vi sentite chiamati a sviluppare anche, questa è Silvia che avete sentito parlare prima, se vi sentite chiamati a sviluppare appunto la vostra competenza come coach, quindi come conduttore di percorsi individuali o di piccoli gruppi in cui aiutare le altre persone a conoscersi e sviluppare il proprio potenziale, raggiungere i propri obiettivi. Sostanzialmente il coaching lavora molto sugli obiettivi e quindi è una metodologia molto semplice, molto efficace, che oggi sta conoscendo una grandissima espansione e una grandissima fama e notorietà.
al punto che si definiscono coach anche persone che non sono formati come coach. Quindi io sono una coach professionista, ho una certificazione internazionale come Professional Certified Coach con la International Coach Federation, che è l'unica organizzazione che abbia un rilievo internazionale insieme all'IMCC, diciamo sono due le grandi organizzazioni, forse tre, a cui abbia senso appartenere come coach. E sono l'International Coach Federation è definito un po' lo standard di eccellenza per il coaching ed è veramente un grandissimo riconoscimento internazionale. Vediamo chi scrive. Ah, ok, Pietro scappa a breve, argomento molto interessante. Ho una curiosità sui clienti di riferimento. A chi si rivolgono principalmente le pratiche di nature coaching e di forest bathing? Sono pensate per percorsi individuali di crescita e sviluppo o vengono applicate anche a lavori con gruppi? Maria Teresa risponde: anche con i gruppi, il bagno di bosco normalmente viene effettuato in gruppo, proprio perché la condivisione attiva l'intelligenza collettiva. Assolutamente sì. Silvia, assolutamente sì, dovete scrivermi, però dovete mandarmi una mail, perché io non so chi c'è online, come farvi arrivare le cose altrimenti, quindi scrivetemi a diana@dianatedoldi.com o dal sito Intelligenza Primitiva, da dove volete voi. Poi sto registrando, certo, e quindi posso mandarmelo. Grazie Maria Teresa che intanto hai già risposto. Quindi sì, le esperienze si possono condurre in diversi ambiti, sia a livello individuale, ed è più la parte, diciamo, di benessere con la natura o di coaching con la natura, sia a livello di gruppo. E qui diciamo che la dimensione per me è massimo 30 persone, se siete da soli, perché di più rischia di diventare un po' difficile da gestire un gruppo. Diciamo che io l'ho fatto fino a 30 persone insieme ed è assolutamente fattibile e agevole. Okay. Coaching con la natura non vuol dire solo che voi imparate a fare coaching ad un'altra persona. Nella mia modalità di fare coaching, l'idea è che quando facciamo coaching con la natura, che non è fare coaching in natura, okay? Quindi la natura non è uno sfondo inerte, non è un contenitore di esperienze, non è la stessa cosa fare coaching con un bosco o in studio. La natura ha proprietà vitali, ha soggettività, non oggettività, e quindi l'idea è che il coach possa fare da tramite tra la persona e il mondo naturale, aiutando la persona a instaurare un dialogo con la parte della natura, del paesaggio esteriore che riflette il suo paesaggio interiore. Quindi diventando coach imparate a facilitare dialoghi di crescita personale, di evoluzione per aiutare veramente l'altra persona a focalizzare la propria direzione e aiutarsi ad andarci. Quindi questa è un po' la missione del coach, aiutare la persona a tirarsi insieme, diciamo così, e intraprendere la strada che sente un po' come chiamata. Quindi l'idea, appunto, scusatemi, torno ancora un attimo indietro, non solo che voi fate da coach, ma che aiutate la persona a interagire con la natura come coach per se stessa. Quindi tutto il tema dell'ascolto della natura, della simbologia degli elementi naturali. Abbiamo un modulo sull'archetipo del giardino, sull'archetipo dell'albero, la simbologia di questi ambienti naturali e come lavorare insieme anche con il giardino, quindi anche nei parchi urbani. Un modulo in particolare del percorso di formazione è proprio legato all'esperienza in parchi urbani a Milano, in centro Milano. L'anno scorso siamo andati ai Giardini Montanelli, al parco di Porta Venezia, che è un contesto poi molto accessibile, quindi se lavorate in questo ambito e abitate in città, sarà molto più facile che vi trovate con i vostri clienti e fate sessioni individuali al parco o ai giardinetti che non prendere la macchina e andare in un bosco a 2 ore di distanza. Questa almeno è la mia esperienza. Quindi qui sono un po' i siti di riferimento dove trovare di più su quelli che sono un po' i pilastri del percorso. Adesso vi racconto un po' in sintesi, scusatemi, qui ci sono un po' di immagini che passano, ma in realtà io volevo arrivare ai contenuti, vado via un po' veloce. No, mancano tutta una serie di cose, scusatemi. Oh my God, aspetta un attimo, perché qui mancano tutti i contenuti legati al percorso, non vorrei che non fossero stati salvati. Passando da un computer all'altro,
Intanto che io cerco il file, vorrei sapere se avete delle domande specifiche, potete togliervi il muto e farmele, intanto che io risalvo il file in modo da evitare, insomma, da potervi far vedere visivamente anche un po' poi il programma di quest'anno, sperando di non aver perso il file. Se ciao. Sì, prego, vai Miki. Sì. Ciao, ciao Diana, buonasera. Scusa, ti rubo subito un attimo perché tra 5 minuti dovrò lasciarvi e mi dispiace molto, ma poi magari ti chiederò la registrazione della fine del webinar. Io volevo farti un paio di domande. Cioè che tipo di conoscenze pregresse sono secondo te necessarie o utili per avvicinarsi a uno dei tuoi percorsi? Nel senso, alcune delle persone che hanno parlato venivano da studi biologia o comunque un'altra persona era guida ambientale. Cioè, questi tipi di conoscenze pregresse sono necessarie, fondamentali, solo utili? Ecco, questa è forse la domanda principale per capire se avvicinarsi o meno, iniziare o meno uno dei tuoi percorsi, insomma. Guarda, ti posso dire che le persone che hanno partecipato ai corsi l'anno scorso avevano le estrazioni più varie. Quindi abbiamo avuto appunto c'erano due coach, già coach, due biologhe, educatori, insegnanti di scuola, persone che non sapevano niente di natura ma erano fortemente attratte dall'idea di espandere la propria presenza con la natura. Quindi non c'è nessun tipo di conoscenza pregressa da avere, nessun tipo, perché poi ci penso io. Ok. Sì, ci penso io e nel senso che gli assi portanti poi della formazione con me, e colgo l'occasione per dare un po' di struttura anche all'informazione su questo, di base ci sono i workshop di persona che partono il venerdì mattina e finiscono la domenica pomeriggio, venerdì mattina se possibile dalle 10 del mattino, quindi c'è tutto il venerdì, questo però non per il primo modulo inizia alle 2 del venerdì e poi si finisce sempre alle 4 della domenica, in modo da permettere anche a persone che arrivano un po' da tutta Italia, insomma, di tornare a casa per domenica sera. Nel primo modulo si lavora anche la notte del sabato sera insieme, perché facciamo un'esperienza in cui dormiamo tutti insieme nello stesso spazio e Maya Cornacchia ci guida a fare l'esperienza della veglia, che è un'esperienza di meditazione profonda, molto interessante, per me è una delle esperienze più semplici e magiche allo stesso tempo che abbia mai fatto, e penso che anche altre persone che sono qui in ascolto possono confermartelo. Quindi il primo modulo è un po' atipico rispetto agli altri, inizia il venerdì alle 2, finisce la domenica alle 6. Un modulo per ogni stagione, tre ecosistemi forestali diversi, il quarto in un ecosistema diverso, può essere la montagna, oppure mare, fiumi, vulcano, deserto, che è un programma per il 2021 e così via. Gli altri iniziano, quindi il primo, proprio perché comunque è aperto un po' a tutti, può anche essere solo di crescita personale, poi partecipi a quello e non partecipi al resto, ha un po' questa struttura diversa, gli altri sono dal venerdì mattina. È necessario partecipare all'80% della formazione dal vivo, i workshop dal vivo sono uno per stagione, quindi inizieremo in autunno a settembre quindi settembre faremo questo workshop particolare nelle foreste casentinesi con i lupi, in autunno inoltrato, quindi tipo a novembre. Poi gennaio o febbraio, le date ve le so dire tutte, vi dico i mesi e vi so dire tutte le date entro la fine di giugno, perché per via di Covid tutti sono in ritardo nel definire i loro piani, tutti gli altri trainer, è un casino, quindi è così, però prima della fine di giugno dovremmo riuscire ad avere il panorama completo, comunque settembre, novembre, idealmente gennaio-febbraio e poi l'ultima primavera. Per chi prosegue con il percorso, diciamo, come Nature Coach o Nature Ambassador, sarà aggiunto un ulteriore seminario d'estate. Quindi in linea di massima uno per stagione. I seminari di persona sono dedicati a fare esperienze insieme, per cui zero teoria,
tutta condivisione dell'esperienza e riflessione su quello, però tante esperienze insieme. Il primo workshop c'è un forte accento sul silenzio, per cui dal sabato mattina fino alla domenica pranzo si lavora con il silenzio. E questo è il tema, e poi il silenzio torna comunque praticamente come una costante anche negli altri, ma in modo meno sfidante forse che non il primo modulo, dove l'idea è proprio di fare questo tuffo nell'ascolto del silenzio insieme, ed è un modo molto interessante per anche costruire il cerchio di relazioni al di là del verbale. Quindi tra un modulo e l'altro c'è tutta la parte di formazione online con un programma che vi mando per iscritto, con contenuti, però ci tengo a farvi vedere quello che poi succede, che è la creazione di un'area, aspetta che ve lo faccio vedere subito, di un'area riservata a chi fa la formazione, quindi vi faccio accedere un po' nel dietro le quinte, aspetta che condivido lo schermo. Quindi iscrivendovi, diciamo, al percorso, ottenete poi l'accesso a quest'area riservata. Adesso vedete quella che è l'area delle persone che stanno finendo la formazione adesso. Avrete una password per entrare, entrate e accedete a questo spazio dove trovate caricati, aspetta che si sta caricando perché è bella corposa, come vedrete, ok? Tutti i materiali di approfondimento, modulo per modulo. Quindi questi sono tutti i materiali inerenti al forest bathing, con tutta una serie di risorse. Con ogni workshop viene poi rivisto la settimana subito successiva in un'ottica di conduzione. Quindi le esperienze le fate come persone. Siete lì, vi immergete nell'esperienza, io non vi dico niente rispetto a ecco, vedi questa, poi la puoi condurre così, piuttosto che cos'ha, qui devi stare attento a questo, niente. Facciamo tutte queste riflessioni nel webinar di revisione del workshop dal vivo la settimana dopo. Quindi il primo webinar è quello. Tutti i webinar durano circa tra un'ora e mezza e due ore. E poi ci sono gli approfondimenti teorici, quindi la meditazione camminata, ogni webinar viene registrato e voi potete sempre accedere, questo per sempre, avete accesso finché ci sarà internet, nel senso, ok? Avete la dispensa che io produco durante il video, quindi per esempio qui cliccate sopra e cliccandoci sopra andate a vedere direttamente il video che ho fatto, ok? Sempre un po' lento perché stiamo usando anche Zoom, e quindi qui vedete poi la registrazione. Ok, perfetto, allora questa me la sposto lì, ci siamo. Okay, molto bene. Vedete allora, la registrazione del video, con me che parlo, lì dentro. Con cui la giusta misura interiore. E così via. Quindi questo per ogni contenuto nell'area branco, che cos'è il bagno di foresta, il video con la sua dispensa, poi all'inizio non facevo anche gli audio, poi ho iniziato a fare anche gli audio, l'ecopsicologia, ecoterapia, il forest coaching. Questi sono tutti i webinar che io prima tengo dal vivo con voi in diretta. Se per qualunque motivo non ci potete essere, guardate la registrazione, se volete riguardarvelo in futuro avete la registrazione. Poi ci sono in quest'area, che è simpaticamente diventata l'area branco, l'abbiamo chiamata così, anche tutte le risorse aggiuntive, le bibliografie con i libri consigliati e quelli obbligatori, ce ne sono pochissimi, però ci sono, ma proprio pochi. Qui c'è per chi poi fa il percorso di coaching anche le palestrine da fare tra di voi, quindi se scegliete il percorso di coaching venite abbinati ad un'altra persona, di una persona sarete il coach per iniziare ad allenare la vostra capacità di fare da coach subito, e di un'altra persona sempre all'interno del gruppo sarete il coachee, cioè diciamo fate fare all'altro da coach e voi fate il cosiddetto coachee, come si chiama diciamo il cliente del coach. Quindi qui ci sono tutti i materiali che man mano abbiamo prodotto insieme, tipo questi file qui audio, sono domande che ho ricevuto in WhatsApp da alcuni dei partecipanti, ho detto ok rispondo, però rispondo per tutti, quindi tipicamente voi qui cliccate sopra e accedete al file audio con la mia risposta. Questo per farvi vedere un po' anche come funziona poi l'area che andremo a co-costruire insieme.
quindi documenti PDF, quindi tipo cliccate sopra, in questo caso scaricate il documento dei miei docenti di coaching, Franco Rossi e Alessandro Pannetti, che trovate anche sul loro sito. Questo era uno dei documenti. Biomimicry per coach, tutto l'elenco degli argomenti, che in realtà sono stati anche di più di quelli che avevo previsto inizialmente, perché poi la curiosità dei partecipanti mi ha mosso a produrre ulteriori contenuti, li troverete nel documento completo di presentazione con tutti i temi e gli argomenti che vi mando appunto a valle di questo incontro. Ci sono sessioni di domande e risposte, questa l'abbiamo fatta con Simone e con Maya Cornacchia. Vedete che i materiali sono divisi per workshop, quindi tutti i materiali inerenti a un certo workshop e così via. Tutte le pratiche, per cui qui per esempio abbiamo fatto un lavoro sulla connessione con il nostro mentore interiore e vi ho dato il workbook per lavorare su questo, quindi uno clicca qui e si scarica il suo workbook per sviluppare la connessione con il mentore interiore. Questo giusto per farvi vedere alcuni dei materiali. Questa era una scheda su un lavoro che abbiamo fatto prima dal vivo e poi l'ho spiegata rispetto al senso che c'era dentro, era la costruzione di un totem di gruppo usando oggetti naturali. E poi ho dato questa scheda che adesso faticosamente sta caricando anche il computer, ma penso che voi non la vedrete perché dovrei... forse la vedete? No, infatti, perché non è condiviso Word. Vabbè, scelgo qualcos'altro allora. Aspetta, se trovo qualcos'altro da farvi vedere... C'è un fantastico esame che in realtà serve più a voi per verificare man mano come procedete con la conoscenza. Questa è la bussola del coach, che è uno degli strumenti importanti da utilizzare per capire come strutturare la sessione, è uno degli strumenti più importanti, diciamo, del nostro percorso. Lavori su di sé. E poi ecco, queste sono delle forme di webinar diversi, quindi ci sono, giusto per sintetizzare, i webinar di revisione del workshop, dove rivediamo le pratiche che abbiamo fatto insieme in un'ottica di conduzione, per darvi tutti gli strumenti perché voi già dal primo workshop possiate, e qualcuno ve l'ha appena testimoniato, condurre esperienze con gli altri. Perché quello che facciamo insieme non serve a niente se non iniziate subito ad allenarvi, perché molto più che qualunque workshop che io possa fare con voi, vi insegnerà l'esperienza. Quindi picchiare il naso su alcune cose, vedere il vostro potenziale in azione, quello sarà quello che vi farà fare mille passi avanti. E tra le persone più attive oggi nel corso ci sono quelle che subito hanno iniziato a fare delle cose. Quindi iniziare da subito per avere anche feedback da me, per condividere esperienze con gli altri, è importantissimo. Quindi workshop di persona, webinar di revisione del workshop, contenuti integrativi, ecopsicologia, biofilia, la meditazione camminata, il bagno di foresta, informazioni, apprendimento e pratiche che io vi trasferisco al di là di quelle che abbiamo fatto di persona. C'è un documento dove abbiamo raccolto quasi un centinaio di pratiche che abbiamo fatto insieme o di cui abbiamo parlato durante i vari webinar. Quindi questo è il nostro un po', diciamo, il catalogo pratico, veloce, da sfogliare, da spulciare, sono quasi 20 pagine, dove trovare tutto un repertorio di esperienze da usare, da mixare, prendere e mixare per creare delle esperienze di durata a quello che volete voi, con tutte gli inviti, le parole da usare che io vi consiglio. Poi il mio invito è sempre: personalizzate e tagliate tutto su quello che è il vostro stile, la vostra preferenza. Quindi a me che interessa è darvi un linguaggio il più possibile neutro e accessibile per la maggioranza delle persone. Mi sentite parlare, ecco, questo è il mio stile di apprendimento e anche di comunicazione con gli altri, quindi cerco di essere molto pratica, molto informale, poco mystical, metaphysical, perché non per tutti funziona quel linguaggio, e quello che mi piace è invitare le persone a trovare il vostro tono di voce più giusto, che vi rappresenti nella vostra identità. Webinar informativi di formazione, e poi ci sono le live demo per chi fa il percorso di coaching e le palestrine. Nelle live demo sono sempre dei webinar, possiamo cliccarci sopra e vediamo.
così vi faccio vedere un esempio. Quindi tipicamente nelle live demo, aspetta che tolgo l'audio così non siamo disturbati, c'è una parte iniziale, qui vedete la nostra Adriana, vabbè, una parte iniziale magari di condivisione, poi io di solito invito, o conduco io oppure invito qualcun altro a condurre una parte iniziale di centratura. Siamo a distanza, però il corpo ce l'abbiamo comunque e quindi fa parte un po' del nostro approccio di lavorare sul... qui non funziona il play, non capisco perché. Quindi c'è una parte iniziale in cui a turno qualcuno guida un momento iniziale di centratura, di connessione personale, e poi si fa una simulazione. Riesco a capire perché non va YouTube. Vabbè, tanto che si riprende, vi racconto. Nelle live demo io faccio da coach con un volontario tra i partecipanti e poi andiamo a, quindi per un'ora accade questo, o tre quarti d'ora, di solito facciamo un po' più breve, e poi scambio feedback. Non è preparata, quindi la persona porta il tema su cui vuole lavorare e io cerco di dimostrare una sessione di coaching sostanzialmente, e poi ci scambiamo feedback su come è andata, come si è sentito l'altro, che domande ho fatto interessanti, e quindi si impara facendo, diciamo così. Questo non capisco come mai non riesce a sbrinarsi. Ci riproviamo ancora una volta, se no magari cambiamo video. Credo che sia perché non vede tanto di buon occhio, ecco, vabbè, insomma. Qui c'è una parte iniziale dove torna ancora Adriana, vediamo. E forse questa era proprio una sessione in cui ho fatto da coach ad Adriana. Esatto. Adriana poi fatto da coach. Questa è una parte iniziale di centratura e così via. Quindi questa è una parte grossissima di arricchimento. Quindi le live demo io faccio da coach a un volontario, nelle palestrine due partecipanti fanno uno da coach e l'altro da coachee. Tre quarti d'ora di sessione, la guardiamo tutti in diretta e poi ci scambiamo feedback su quello. Come è andata, cosa è successo, strade possibili, errori. E questo è veramente super super utile. Ok, quindi qui appunto vari strumenti, visualizzazioni guidate, audio che io vi do per fare delle visualizzazioni, per poi farle voi con i vostri clienti, con i vostri gruppi, compiti che vi assegno, per cui diari di connessione con i coach naturali, insomma. È molto molto ricco e vi mando, questo è il modulo di cui vi parlavo sulla comunicazione professionale, il personal branding. Ecco, qui potete insomma farvi un po' un'idea della ricchezza. Non ho ancora finito, non sono ancora arrivata a fine pagina. Questi sono dei workbook bellissimi, era la sfida con la montagna di cui parlava prima Daniela. Ecco, per attraversare tutti questi contenuti, qui stiamo arrivando alla fine, il passaporto del coach è un po' il finale, tutto il tema del codice etico, il modello delle competenze dell'International Coach Federation, una demo in cui io ho fatto da coach a Gianluigi, grazie alla quale sono riuscita appunto a passare di livello come coach, perché è stata una sessione veramente interessante. E anche dei webinar che ho tenuto, che non rientrano tra i materiali obbligatori, diciamo, da ascoltare, che però abbiamo comunque fatto. Ok, questo per darvi un po' un'idea della ricchezza di contenuti. C'è un anno intero per approfondire tutto, per vedere. Quest'anno, come dire, avendo già un po' tutto pronto, sarà tutto un po' meglio organizzato, perché inseguendo un po', diciamo, l'anno scorso l'emergere dei contenuti dal gruppo, il risultato è stato che insomma non c'è stata insomma c'è stata molta saturazione di contenuti in alcuni momenti dell'anno e magari altri momenti più scarichi. Quest'anno l'idea è proprio di distribuire tutto in modo uniforme, in modo che possiamo, che possano tutti gli iscritti stare dietro ai contenuti con agio e comfort. Finisco un'ultima condivisione. Nel frattempo ho recuperato la presentazione, l'ho trasportata da un computer all'altro, non so cosa diavolo era successo, aspetta che la apro, forse l'ho già aperta, vediamo, yes, ok, era venuto il panico che non trovavo più le cose. Ok, share screen. Allora, volevo giusto farvi vedere il parco docenti rinnovato rispetto all'anno scorso.
Allora, queste vabbè sono alcune parole. Abbiamo fatto un party online di fine anno durante il Covid, era online, in cui abbiamo un po' tirato le somme del percorso con chi aveva concluso il percorso di Forest Coaching. Ho fatto questa domanda e in diretta le persone hanno risposto e le parole più grandi sono state quelle più gettonate. Questo è uno strumento di, diciamo, di raccolta feedback molto interessante. Io non ho manipolato le risposte, sono quelle che sono emerse dal gruppo. Queste sono le competenze personali che le persone si sono portate a casa dalla partecipazione e queste sono quelle professionali. E la cosa fantastica è che la parola intuito si trovi insieme come la più gettonata rispetto alla parola sicurezza, e mi viene veramente da dire che per me questo è il perfect match, perché nel momento in cui riusciamo a sentirci sicuri non attraverso la testa ma attraverso l'intuito, che per me è il nostro sapere organico, la nostra intelligenza organica naturale, come dire, per me è missione compiuta, perché questa è la vostra bussola interna, poi non avete più bisogno di nessun maestro, no? Se vi siete connessi a questo. Quindi questo è il parco docenti, alcuni sono già conosciuti anche dagli altri. Questa è Maya Cornacchia, di cui vi ho parlato prima, poi vi manderò la sua biografia nella presentazione completa, e Simone Ciocca, il nostro biologo, super amato da tutti, un grandissimo personaggio insieme con Maya, sono stati le due colonne portanti dell'anno scorso. Nicola Castelli, che è un collega formatore, poi forse non tutti lo sanno, io vengo da una esperienza ventennale nel mondo delle aziende come formatrice, in particolare su tematiche legate alla leadership e al teamwork. Quindi ho sempre, diciamo, il mio lavoro principale è proprio finora stato questo. Lavorando in azienda tantissimo sul, di nuovo, il corpo, l'apprendimento, il gioco, le esperienze con la natura, queste sono sempre state un po' le mie caratteristiche, quindi come dire, ho lavorato nel tempo con più di 30.000 persone ad oggi in più di 1.500 esperienze, quindi penso che uno dei miei super talenti, e lo dico senza voler sembrare superba, non è proprio quello, ma io mi riconosco che ho capacità nella conduzione dei gruppi ed è questo che io voglio trasferire agli altri. Quindi mi sento molto confidente nella conduzione dei gruppi, mi sento molto confidente nella progettazione di esperienze formative ed è questa confidenza che io voglio trasferire attraverso questo percorso di formazione. Quindi se state cercando un mentore per questo, penso di avere qualche cosa da darvi. Così pure Nicola, che è, diciamo, il fratello che avrei sempre voluto, è anche lui un formatore, viene anche lui da una fortissima esperienza aziendale, anche lui esperto di tematiche di leadership, ma in particolare lui è un counselor specializzato in mindfulness e porterà in modo molto più incisivo rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso questa pratica, in particolare nei seminari invernali, quando come dire, potremmo essere costretti da condizioni meteorologiche avverse a stare un po' più indoor, e quindi faremo meglio la conoscenza di Nicola. Arnaldo Savorelli, soprannominato Wild Man, è un bioarchitetto in realtà, ha uno studio di bioedilizia e bioarchitettura vicino a Verona, ma è un grande appassionato di bushcraft, skills e survival, che vuol dire che è un po' l'uomo dell'avventura, l'uomo della conoscere le tracce degli animali, del tiro con l'arco istintivo, del avere una connessione veramente profonda con il selvatico, e con lui abbiamo previsto un workshop speciale nella zona dove ha lui una proprietà, nella Lessinia, quindi sopra Verona, in boschi dove sono state trovate molte tracce della cultura di Neanderthal, e quindi l'idea è che lì lavoreremo proprio sulla la connessione con il nostro intuito profondo attraverso il tiro con l'arco. Dormiremo una notte all'aperto, questo sarà uno dei primissimi workshop che faremo a fine agosto-settembre. E quindi Arnaldo Savorelli. Ilaria Bianchini, mia sorella, cioè io penso che sia mia sorella realmente, però non anagraficamente,
Ilaria ha un'esperienza ventennale nella conduzione di gruppi, in particolare di famiglie, bambini e ragazzi, questo è il suo super talento, e porterà quindi tutta quella che è la sua conoscenza nella conduzione di gruppi in generale, nelle dinamiche di gruppo, e in particolare con quel tipo di target. Quindi aiuterà i partecipanti a, come dire, vestire su misura per quel tipo di utenza le esperienze che andiamo a fare, e ci aprirà alla sua conoscenza ed esperienza sul progettare percorsi di crescita interiore per bambini, ragazzi e famiglie insieme. E lei è una sistemica, quindi lavorerà anche lei moltissimo sul sistema, sul concetto di sistema e di interconnessione. Mia Canestrini, la ragazza dei lupi, la nostra zoologa con cui organizzeremo questa esperienza nel Parco delle Foreste Casentinesi, ad autunno inoltrato, quindi penso a novembre. Quindi su questo non ci possiamo soffermare perché è veramente già molto tardi. Vi do giusto qualche stimolo in più sul tema, faccio passare molto molto velocemente, sui temi connessi a tutto l'ecosistema bosco e foresta, poi li leggerete in dettaglio nella presentazione. I temi chiave della montagna, quindi la cosa di base è sempre che noi andiamo a ricostruire il dialogo con la nostra interiorità, con la nostra natura interiore, attraverso il dialogo con la natura esteriore. Quindi usiamo tutto quello che è lo sfondo simbolico, archetipico, quindi di esperienza con un certo tipo di ecosistema, per andare a guardare dentro di noi e darci più chance di conoscenza anche del mondo intorno a noi. Quindi ogni ecosistema, posto che qualunque tema è in tutta la natura, quindi questa è un'attribuzione arbitraria, e dobbiamo saperlo, che io sto facendo, associando alla montagna, al bosco, al mare, alcuni temi, che però sono più facilmente lavorabili in un certo ecosistema piuttosto che in un altro, ma tutto è in tutto, è in noi ed è nel mondo naturale, quindi ci tengo a specificarlo, perché è una pura interpretazione, è un'attribuzione arbitraria, anche che ci aiuta a entrare un po' nella suggestione dei diversi ambienti. Quindi la montagna è il tema dell'obiettivo, l'albero è il tema della centratura, dell'allineamento tra terra e cielo, dello stress, del nostro stress e come dissolverlo, di come fare spazio, respiro dentro di noi. Il vulcano è la nostra creatività, è la connessione con la parte di spirito creativo che ci anima, l'arte, la mia unicità. Il mare è tutto il mondo delle relazioni, del sentimento, delle emozioni. Quindi i workshop nei diversi ambienti naturali mettono accenti diversi a seconda dell'elemento naturale predominante. Questo è uno spazio in cui vorrei entrare nell'ottobre del 2021 con un'esperienza appunto che potrebbe essere o nel deserto italiano delle dune di Ngurtosu in Sardegna o negli Emirati Arabi, che conosco molto bene e offrono un contesto ideale per lavorare sia con il deserto che col mare a un prezzo interessante. E il deserto è il tema del centro, della connessione con lo spazio vuoto dentro di noi, con il tutto, e quindi con il tutto, del niente e attraverso il niente il tutto. È il tema della mia filosofia, della mia cultura. Chiunque, se qualcuno di voi è stato nel deserto, sa che è un luogo veramente di mistico, mi viene da dire. Quindi questa è un po' la sintesi degli assi dei vari percorsi, parte online, teoria che non vediamo insieme, così risparmiamo tempo e facciamo esperienza. I workshop live, dalla venerdì alla domenica, e i compiti a casa, quindi visualizzazioni, mappature personali, autoriflessione, tutto quello che accompagna la vostra fioritura interiore nel percorso. I diversi percorsi, questi sono i principali e più grandi. A questo poi se ne affianca uno molto compresso che è solo per i nature lovers, diciamo così. Ho abitato qualche anno in America, perdonatemi gli inglesismi, so che ci sono persone allergiche, io sono fatta così, vedete voi. Ogni tanto io l'inglese ce la infilo dentro perché fa un po' parte della mia natura, abbiate pazienza. Poi per il resto forse in alcuni casi sono anche una persona adorabile, però questo difetto dell'inglese. Quindi dicevo un po' il Nature Lover è un po' come dire, sarà un pacchetto di corsi di formazione solo online a un costo molto contenuto con dei webinar registrati, quindi è un aspetto di informazione e c'è un po' di lavoro su di sé.
Quindi questo sarà un pacchetto base a un costo molto contenuto per chiunque voglia semplicemente conoscersi di più attraverso il mondo naturale. Non l'ho messo qui perché esula un po' dal discorso appunto di crescita professionale. Questi sono i percorsi per chi vuole imparare a guidare delle esperienze, oppure vuole farsi comunque tutto il percorso, ma poi decide che è più per se stesso. Quindi, Forest Ambassador, 3 workshop di formazione in ecosistema bosco, 3 workshop diversi, in 3 diversi boschi diversi, formazione online tra un modulo e l'altro, un project work finale, che è in pratica che vi chiedo di progettare mezza giornata di esperienze di bagno di foresta e connessione con la natura, unendo la vostra unicità con le cose che avete imparato con noi. Un questionario di verifica finale per tutta quella che è la parte più informativa, le ricerche scientifiche, l'ecopsicologia, il bagno di foresta, tutte queste cose qui sono delle domande che vi permettono a voi di misurarvi anche rispetto a quanto avete preso. E il vostro profilo viene inserito nel sito web. Abbiamo sviluppato, vi faccio vedere prima di andare avanti, solo un'ultimissima cosa, sito web in corso di sviluppo, cioè il sito... adesso vi condivido con voi questa cosa, c'è il sito del Nature Coaching in inglese che è completo, che è naturecoaching.net, e poi stiamo finendo di finalizzare il sito naturecoaching.com, adesso lo condivido con voi, aspetta che condivido lo schermo giusto, che è questo, naturecoaching.com, dove per il momento abbiamo iniziato a mettere i profili di chi mi ha già mandato foto e profilo, non tutti ancora, quindi sto ancora aspettando le grazie. Quindi l'idea è che per chi frequenta questi percorsi poi voi possiate essere inseriti qui, con il vostro link, qui non ci sono ancora, adesso sto aspettando di ricevere tutto, però vedete che già per alcuni, vedete Daniela che ha parlato prima, Gianluigi, Francesca, insomma, questa è l'idea, è proprio man mano di andare a costruire la nostra comunità, dandovi uno spazio e dandovi l'opportunità poi attraverso una parte di calendario eventi di pubblicizzare attraverso il nostro sito collettivo i vostri eventi attraverso una newsletter e quindi di dare visibilità e risalto alle vostre attività. Questa insomma è la parte un po' di community, quindi potete vedere un po' di visi, di belle facce. Quindi, torniamo alla presentazione. Quindi, percorso Forest Ambassador, di base poi andiamo a crescere. 3 ecosistemi, formazione online, project work finale, questionario, profilo nel sito web. Nature Ambassador, aggiungete un workshop in un altro ecosistema, quindi diventano 4 ecosistemi, confidenza con 4 paesaggi simbolici diversi. Se andate ad aggiungere a Forest Ambassador la formazione come coach, che sarà solo online, diventate Forest Coach. Se andate ad aggiungere a Nature Ambassador la formazione come coach, diventate Nature Coach. Okay? Quindi questo di base è lo schema. Quindi o 3 workshop in bosco, tutto online, eccetera, eccetera, Forest Ambassador o coach, se volete anche la parte di coaching, o 4 workshop di persona, almeno 3 ecosistemi diversi, perché poi in questo workshop qui c'è un'imprecisione in realtà, perché in questo altro workshop ci sono almeno 2 ecosistemi sempre. Quest'anno era il vulcano e il mare, potrebbe essere deserto e mare, potrebbe essere mare e boschi, insomma, o mare e montagna, in alcuni casi in Liguria è possibile anche quello. Quindi questo è un po' il panorama. Poi vediamo, ok, quindi per tutti c'è la possibilità di una borsa di studio, questo è il lavoro diciamo che ci aspetta di promozione nel prossimo mese. Come l'anno scorso le condizioni non cambiano, se avete voglia di produrre un video di 90 secondi in cui raccontate perché volete fare questa formazione e quale formazione in particolare, e se ci sono almeno 5 candidati, uno di questi 5 vince tra virgolette, insomma, gli assegno una partecipazione gratuita. Il criterio è quello che raccontate in questo video, quindi la motivazione che trasmettete, quello che veramente volete farvi di questo corso, l'impatto che desiderate avere, le persone che andrete a servire, insomma, quello che si trova nel vostro cuore. Poi sarà tutto scritto e specificato in questo documento comprensivo di presentazione.
Appena vi iscrivete ricevete dei pre-work, questo sarà quello che accadrà, diciamo, nell'arco del mese di luglio. Iniziamo con una parte di formazione online, informativa, che cos'è il coaching, che cos'è per chi fa la parte del coaching, che cos'è il bagno di foresta, la meditazione camminata, come praticare la meditazione camminata, audio tra virgolette compiti a casa, esperienze da fare per conto vostro nel mese di agosto per iniziare a praticare e usare la stagione migliore dell'anno in Italia per iniziare a sviluppare confidenza. Quindi una volta alla settimana ci troviamo, ci diamo dei compiti da portare avanti di lì alla settimana successiva, di interazione con la natura, condividiamo com'è andata, facciamo dei lavori creativi che andiamo a condividere nel webinar settimanale e quindi è un modo, diciamo, COVID friendly, potremmo dire, per non perdere tempo e per iniziare a sviluppare i contenuti del corso senza aspettare che decada qualunque obbligo di distanziamento sociale. Quindi con questo si parte dal 30 di luglio, faremo un party online di benvenuto e di formazione del cerchio in attesa di poterlo fare in carne ed ossa, presumibilmente tra la fine di agosto e il primo di settembre, i primi di settembre ci potrebbe essere il primo workshop che si terrà nelle Prealpi biellesi, quindi entro appunto la fine del mese vi diamo tutte le date definitive. Ho in programma uno speciale evento live di una giornata, il 10 di agosto, la notte di San Lorenzo, è il mio compleanno, quest'anno voglio festeggiarlo in questo modo, con un'esperienza di contemplazione del cielo e col tema della pedagogia delle stelle, che su cui insomma ci sono... C'è tutto un lavoro interiore che andrò a proporvi di connessione con il vostro cielo interiore, con le vostre stelle interiori e con tutto l'aspetto simbolico e archetipico del cielo stellato che il 10 di agosto insomma è abbastanza significativa come connessione di temi. Quindi a questo potrete partecipare a prescindere da qualunque percorso, sarà una cosa aperta a tutti, una giornata di condivisione e di esperienza insieme, anche notturna, quindi questa è un po' l'idea e si può venire con le famiglie e insomma riceverete poi tutte le informazioni, ci tenevo ad anticiparmelo. Il primo workshop live a fine agosto, primi di settembre, Prealpi biellesi, spazio veramente bellissimo e incontaminato, avremo la possibilità di alloggiare in tende sospese oppure in un agriturismo nella zona appunto di Sella biellese. E quindi scrivetemi per avere tutte le date definitive entro il 30 di giugno e questo è un riferimento, questo è il mio certificato come coach, diciamo la mia credenziale come coach e me lo sono messo qui come promemoria per dirvi che nell'arco del mese di luglio presenteremo tutti i materiali formativi della scuola alla International Coach Federation per richiedere l'accreditamento del nostro percorso a loro come quindi percorso di formazione per coach accreditato dall'International Coach Federation. Questo cosa vuol dire? Che quando voi uscirete dalla mia scuola, così come quando otterremo, insomma speriamo di ottenerla, però faremo ovviamente in modo di ottenerla, quando finirete questa scuola, così come hanno fatto i vostri colleghi del primo anno, quando International Coach Federation rilascerà questa credenziale, voi potrete iscrivervi alla International Coach Federation e questa è un'ottima, come dire, garanzia di qualità del vostro percorso formativo. È l'unica credenziale che se poi volete fare i coach in azienda vi chiedono di avere, perché è insomma decisamente di rilievo come riconoscimento. Quindi qui lascio la parola, quindi vi anticipo che vi vorrei mandare il link alla registrazione di uno dei webinar della scuola in Terra Psychology. Abbiamo fatto una sorta di open day durante Covid dove ho permesso a chi lo voleva di partecipare a un nostro webinar reale di formazione. L'argomento era Terra Psychology, che è una delle branche, diciamo, dell'ecopsicologia. Vi voglio mandare la registrazione così potete vedere in diretta come funziona. Vi mando la presentazione completa con i profili dei docenti, tutti i temi dei webinar, tutta la struttura, l'organizzazione delle date con i vari webinar e il modo in cui è costruito tutto il programma e distribuito nel tempo con tutti i prezzi naturalmente.
E quindi a questo punto mi verrebbe da chiedervi cosa ti chiama, che cosa vi ha richiamato di questa presentazione, se avete qualunque tipo di domanda, di commento, vedo che c'è qualcosa nella chat. Silvia esce, molto bello, yes, ti mandiamo la registrazione, grazie anche Francesco, benissimo. Quindi qui microfono libero, e chi ha voglia di fare domande, di chiedere qualunque cosa o di commentare, di dire ma sì, interessante, oppure no, troppo complicato, incasinato, non lo so, grazie Diana, ma no, quello che volete. José, grazie. José, fra l'altro, brava, ti stavo pensando in questo momento perché vi anticipavo all'inizio che un po' l'idea di partire nonostante il distanziamento sociale da Covid è venuta dopo una lunga conversazione con José Maria Tarallo, che vedete nella chat appena commentato. Psicoanalista, giusto, analista del profondo, psicologa junghiana, psicoterapeuta junghiana, giusto, correggimi se sbaglio, di Roma, che mi chiede da un po', allora, quando si riparte, e io a tentennare e esitare, finché, junghiana, esatto, perfetto, non mi dimentico una cosa del genere per niente al mondo, e durante quest'ultima conversazione, insomma, ero sempre un po' esitante, sai, il Covid, la gente, non so, parteciperanno, chi lo sa, la mascherina, che menate, il distanziamento. E alla fine lei ha detto una frase molto interessante che è: Diana, abbiamo bisogno di dare un senso a quest'anno, che non sia solo l'anno di Covid, che sia l'anno di qualcosa di nuovo, di bello, che facciamo per noi stessi. E ho detto, ok, colpita e affondata. È stato il reframing di cui avevo bisogno per guardare questa ripartenza in un modo diverso. Quindi poi c'è stato un piccolo brainstorming con lei dove abbiamo detto ok, dai, potremmo partire con la parte online, con le esperienze guidate, ho un sacco di materiali che vi posso dare, che posso condividere con voi per iniziare subito a fare comunque delle cose anche da soli o con le vostre famiglie o con piccoli gruppi di amici, non perdere tempo e non aspettare che in questo regime di incertezza, chi lo sa cosa diavolo succede, no? Anche quest'autunno, chi lo sa? Iniziamo a prepararci e poi, come si dice a Napoli, vedendo facendo, vediamo come va e siamo pronti ad adattarci un po' a tutto. E quindi questo webinar viene fuori da José e dalla conversazione con me. E quindi grazie ancora adesso. Angela, grazie. Scappi, sì, sono stata lunghissima. Così mi ha preso un po' di contropiede l'intensità degli scambi degli altri partecipanti all'inizio e grazie di questi commenti positivi. Sono contenta di aver trovato quello che cercavo, fantastico. Riceverete la registrazione. Ditemi pure se qualcuno invece che non deve scappare ha delle domande o avete dei commenti che avete voglia di condividere e prendere la parola. E grazie in ogni caso a tutti, anche se dovete scappare, per la pazienza di essere stati con me fin qua. Mi rendo conto, è stato lungo. Grazie. Diana, c'erano due domande che della chat che ho visto. Una di Alessandra Dagnino e una di Marco Caselli. Alle 7:10 più o meno, se le vuoi recuperare. Ok, Marco Caselli lo vedo. Allora, viene rilasciata una certificazione come coach, credo di avere risposto dopo, per cui la certificazione come coach è un tema che riguarda anche chi sta finendo il primo ciclo, no? La Coach Federation cosa ti dice? Allora, tu vuoi fare un corso di formazione certificato da noi? Fantastico, fallo, poi dopo che hai fatto la prima edizione ci mandi tutti i materiali, noi li valutiamo e se riteniamo che sono conformi ti rilasciamo l'accreditamento, che ha un costo ingente, quindi tipicamente quando tu proponi i tuoi documenti devi essere sicura che prendi l'accreditamento, se no butti via più di 2.000 euro di soldi, quindi diciamo che non è consigliabile mandare così documenti a caso. Quindi questo per dirvi che mi sto facendo seguire dalla mia mentore per fare in modo che è una Master Certified Coach, quindi è il livello massimo, diciamo, di credenziale come coach, quello subito dopo il mio, e proprio per fare questo, e dentro il mese di luglio l'obiettivo è di mandare via tutto, dopodiché noi mandiamo via tutto, quindi preparato bene, e Coach Federation si prende fino a 4 mesi per deliberare.
Quindi auspicando che insomma anche la mia coach mi segua bene, ma su questo non ho dubbi, onestamente, se mandiamo a luglio, l'idea è che l'accreditamento verrà rilasciato a partire da gennaio, ma Coach Federation ti dice comunque quelli che hanno fatto l'edizione prima noi te li certifichiamo lo stesso perché tu ci hai mandato tutti i documenti e quindi noi ci fidiamo che quelli lì siano stati formati secondo gli stessi documenti. Quindi sia per chi ha fatto il corso l'anno scorso che per chi lo inizia poi quest'anno, questo sarà il percorso, ma la formazione in particolare sul coaching, quindi tutta la parte diciamo online di formazione sul coaching, la rimandiamo un po' più avanti, quindi prima iniziamo con la parte sulla natura e nell'arco dell'inverno iniziamo a introdurre il coaching, quindi questo anche un po' per una migliore integrazione degli apprendimenti e una migliore focalizzazione, non fare tutto insieme, ma prima consolidare la parte natura e su quella andare ad innestare la competenza come coach. Quindi penso quindi di aver risposto. Assolutamente sì, Marco Caselli, il percorso è diviso in due parti, si può fare la prima, forest bathing, e non proseguire con la seconda, quella del coaching, esatto, così come sarà possibile fare solo la formazione come coach e non tutto il resto. Quindi quello però vuol dire che non fate niente legato alla connessione con la natura, quindi sarà una formazione sul coaching che vi permette di essere coach, ma tutto quello che è bagno di foresta, connessione con la natura, conoscenza della simbologia degli elementi naturali, eccetera, quello è l'altro percorso. Però questo, anche ai fini dell'accreditamento, era la strada un po' più pulita e più sicura per essere sicuri di avere l'accreditamento e non che poi la Coach Federation, siccome è una cosa molto nuova questa del Nature Coaching, ti dica no, guarda, non lo capiamo, quindi non lo certifichiamo. Ok, quindi io con loro parlo il linguaggio del coaching, su quella vado tranquilla, e poi le mie integrazioni con Nature Coaching le faccio in parallelo, e questo insomma è anche un po' più sicuro per l'accreditamento. Poi l'altra domanda, Gianlu, qual era? Non la vedo l'altra, questa era Marco. Era subito sopra, chiedevano se per il Nature Coaching era sufficiente, poi ci fossero Alessandra, 7-10 sempre, 7-0-9. Non ho nessun background come coach, potrei fare da Nature Coach dopo aver seguito questo corso o avrei bisogno di altri studi? No, quello, assolutamente, sarebbe assurdo se tu avessi bisogno ancora di fare altra formazione, comunque penso che ti possa rispondere anche Gianluigi su questo punto, secondo te c'è bisogno di una formazione aggiuntiva dopo il corso con me? No, io dico di no, ma dico che come qualsiasi altra scuola di coaching c'è bisogno di tanta pratica, that's it, cioè purtroppo quello è, non si può fare altrimenti. Sì. Cioè, i contenuti di teoria ci sono tutti. Sì. E anche di esercizio pratico. Sì. Esatto, no? Poi quello che fa la differenza è la pratica, e io stessa vi dico che tra come faccio coaching adesso, dopo aver fatto più di 500 ore di coaching in questi anni, in questi ultimi 2-3 anni, a quando ho iniziato c'è un abisso, perché è la pratica che ti forma. Quindi il coaching è una metodologia semplice, si impara in modo molto veloce, ci sono dei corsi che in 60 ore ti insegnano, però poi se non lavori su di te, e se non pratichi del corso oggettivamente te ne fai poco, incluso il mio, quindi io vi posso dire e dare tutto quello che ho e che so, però poi sta a voi fare il vostro pezzo di lavoro su di voi, di conoscenza interiore e di pratica. Ok, ah, l'ho vista adesso, perfetto, non avevo messo poco il punto di domanda. Ok, quindi dopo aver fatto il corso nel Nature Coach si è accreditati come coach. Lo sarete, io al momento purtroppo non posso venderlo ancora come corso accreditato da Coach Federation, perché se no Coach Federation mi dice ma cosa stai dicendo, che non abbiamo ancora ricevuto i tuoi documenti, non li abbiamo ancora valutati. Quindi questa è l'unica, diciamo, l'unica cosa anche per cui ero molto incerta se partire adesso, perché quest'anno avrei tanto voluto partire con una comunicazione univoca, questo è il corso, questo è l'accreditamento. Ho fatto una scelta diversa, però l'obiettivo, ed è la mia promessa, io penso che chiunque in linea adesso possa dire che io mantengo le promesse, ho i miei tempi, però io le promesse le mantengo. Non potrei mai aver promesso a chi si è iscritto l'anno scorso che questo corso sia certificato se quello non lo mantengo, cioè morirei.
Quindi purtroppo io al momento ho una promessa di accreditamento, però questo è il programma della scuola e questo è lo stato onestamente in cui ci troviamo. Quindi su questa domanda io penso anche di potervi dare una risposta sicura a fine luglio quando avremo trasmesso i documenti e poi però si tratta di aspettare i tempi di ICF, quindi quest'inverno. Ma per accreditamento si intende ICF, esatto. Si intende International Coach Federation. Se volete, io questo comunque lo metterò già nel documento di presentazione, vi mando il link proprio alla pagina in cui Coach Federation spiega come funziona il percorso di accreditamento, in modo che possiate ricostruire anche da lì quello che vi ho detto, se volete avere più dettaglio. E in modo che possiate anche, vi do anche dei link dove potete vedere gli effettivi benefici dall'essere parte dell'ecosistema Coach Federation, anche solo come membri, non necessariamente come coach certificato, che è un'altra cosa. Quindi non vorrei aggiungere troppe informazioni perché è un mondo un po' articolato, però giusto in sintesi e spero di non creare confusione. Un conto è uscire da una scuola di coaching accreditata dalla International Coach Federation, come poi sarà questa. Questo vi dà la facoltà di iscrivervi come membri, soci membri, alla International Coach Federation. Se poi volete, in più oltre a questo, ottenere una credenziale, che lo diciamo brutto come coach certificato, ma non è la parola giusta, si chiama credenziale, ok? Come la mia tipo PCC, Professional Certified Coach, in italiano non si può dire certificato, in inglese sì, è una questione normativa. Se volete fare anche quello, dovete fare un esame con loro, per cui bisogna fare 10 ore di mentoring e non le fate con me, o forse le potrete anche fare con me, ma non nella scuola, quindi sono a parte, ed è tutto un percorso con questo esame che non è per niente scontato passare, con la registrazione di 2 sessioni di massimo 45 minuti da inviare perché siano riviste e così via, quindi è un percorso ulteriore. Ma se non avete interesse a fare del coaching la vostra attività come coach in azienda e non avete così un interesse particolare ad avere voi una credenziale, diciamo che l'avere una credenziale, che è anche una cosa molto costosa da ottenere, non aggiunge nessun valore al lavoro che potete fare come coach. Quindi se lavorate in azienda, avere una credenziale è utile perché vi apre ulteriori sbocchi lavorativi, e con alcuni profili molto elevati non potete neanche lavorare se non avete una credenziale. Ma se il vostro target non è il mondo aziendale, la certificazione dal mio punto di vista non è neanche utile. È molto più importante coltivare la pratica del coaching con le persone e imparare attraverso di quello. Ed è senz'altro cosa buona e giusta essere soci di ICF, perché vi dà comunque connessioni, soprattutto se siete soci della International Coach Federation globale. Quella italiana, non lo so, è un po' italiana, diciamo così, non sono una grande fan. Però qui lo dico e qui lo nego e questa parte non verrà registrata, verrà tagliata. Ok. La natura mi ha regalato tantissima gioia ed entusiasmo. Bene, Isabella, grazie davvero. Perfetto, attendo il materiale per il corso completo. Grazie Michele. Se volete potete scrivermi la vostra email per avere la presentazione completa dei contenuti, i costi e tutto quanto, e le date anche qui nella chat. Tanto poi la chat la posso scaricare da Zoom. Quindi riesco a risalire anche da lì. Grazie, finalmente è stato spiegato bene. Allora, il mondo ICF è insomma abbastanza articolato, non è facile. Io vi darò dei link e poi approfondite da lì, perché insomma ci sono tante cose da sapere e ho sempre paura di incasinare le persone con più informazioni del dovuto. Quindi grazie di questo feedback.